Eccoci qua, ben ritrovati, buonasera, benvenuti a tutti. Lo so, l'ultima live su questo canale è stata proprio ieri sera, tra l'altro lasciatemi dire grazie a tutti voi, ci avete seguito e più che andavamo avanti, oltre le 2 ore e mezzo e più che vi connettevate, cioè oggi siamo già oltre le 1500 visualizzazioni. Grazie di cuore, ragazzi, torneremo a parlare anche di film supereroistici, ma stasera invece vogliamo tornare verso lì di più spaventosi, visto che ci stiamo avvicinando ad Halloween e quindi avvicinandosi ad Halloween serviva un'altra live a tema horror. Abbiamo parlato dei migliori mockumentary, dei film che più ci hanno terrorizzato nel corso delle nostre esistenze, delle nostre esistenze, come se ce ne avessimo avute 3412. Comunque troverete tutti i vecchi link, i vecchi video nei video scorsi, quindi spulciate sul canale. Ma stasera con chi sono per parlare, mettiamo subito il banner, per parlare dei migliori horror degli ultimi anni? Beh, non può mancare, ormai su questo canale ha preso la residenza il nostro fantastico Travatar 91. Salve a tutti, sì, qui ormai ho messo radici, ormai non mi scrollo più, la Taverna Quattro Formaggi ormai è diventata partnership di Paolo Innocenti. Esatto. Tra l'altro sì, l'ultima volta abbiamo parlato dei migliori mockumentary ed è stato anche lo stimolo a rimediare una mia mancanza. Oh, Troll Hunter, e dici, ti è piaciuto? Speriamo di sì. No, ma cazzo, perché non l'avevo ancora comprato. Io l'avevo visto, meno male, se no, ecco. Quindi Troll Hunter in Blu-ray, assolutamente te l'appoggio. Senza ed è ancora su Netflix, quindi chi ha il dubbio se prenderlo o meno, se lo guardi prima lì. Quindi... Esatto, sì. Io andai a vederlo al cinema con i troll in sala a presentarlo, fu un'esperienza bellissima, perché solitamente c'è il cast, in quell'occasione sì, c'erano i troll, è una cosa meravigliosa. Direi di dare il benvenuto direttamente da Dubai, il carissimo e unico Antonio Cianci, la catafin per voi. Eccoci, e con un argomento scottante, visto che vorrei poi riservare una parentesi dedicata a un filmetto, giusto? Sì, okay. sì, proprio. Ma allora, quanto è quotato che io ti imiti quando ti presento? Perché quando c'è Antonio, mi esce l'Antonio Cianci della situazione, che in quel di Dubai ormai è diventato un insider. Ancora di più, quindi ancora più. Ormai lui, vabbè. L'impronta però... è quella. C'è anche un altro graditissimo ritorno, si è vestita per l'occasione, era il suo compleanno pochi giorni fa, quindi fatele gli auguri, è con noi Giù Spiria. Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao Travatar, ciao Antonio, sempre un piacere essere qui sul tuo canale. Mi sono vestita a tema perché Halloween è l'evento dell'anno attorno a cui pianifico praticamente tutti i miei 364 giorni, quindi non vedo l'ora di iniziare. Vedi? E quindi lo so che attendevate anche il carissimo Michele Innocenti, però siccome è al cinema ha detto arriverò tra le 10 e le 10 e un quarto, e intanto andiamo noi. Prima di andare, le doverose premesse. Vi ricordo che potrete commentare e dirci la vostra nella sezione commenti, e se volete fare una domanda che venga al 100% letta potreste utilizzare la comodissima funzione Super Chat, che oltre a sostenere economicamente il canale mi servirebbe anche per raggiungere a Dubai il carissimo Antonio Cianci, che ha detto mi ospita per un mesetto. Quindi mi raccomando, forza con la Super Chat, non è vero niente di quel che sto dicendo, però voi donate. Che dire, direi di far partire, voglio andare in ordine un po' sparso, facciamo partire proprio Antonio, che lo vedo lì in questo clima bluastro che sembra uscito da un film di Gaspar Noè, dici tutto. Giusto. Allora, diciamo che prendiamo in considerazione mm-hmm. gli horror degli ultimi 10 anni, facciamo, se poi ci vuole essere un'eccezione, ci vuoi mettere dentro un qualcosa di fine anni 90, nessun problema, di fine anni 90, no. Ho sbagliato io, 98, 99, 2000, tutti gli anni vanno bene. A cavallo tra gli 80 e 90. Esatto, del 70, del 60, comunque, okay. Antonio. Fin dell'anno scorso, 2020, l'avevano proiettato in America, ottobre 2020, poi passato al dimenticatoio, poi con l'unione Fox, perché è distribuito dalla Fox, e con l'unione Disney-Fox proprio non se lo sono più calcolati, ora è disponibile su Disney Plus e parliamo di The Empty Man. È un film che io ho messo nei preferiti e che devo assolutamente recuperare, perché ancora non l'ho visto, quindi dici pure, caro...
Basta dire allora, da regista, sceneggiatore David Pryor, che ha lavorato ai documentari dietro le quinte degli ultimi film di Tim Burton, di David Fincher, quindi c'è stata quella scuola di mezzo. Lui ha sfruttato tutto il materiale possibile per realizzare quello che sembrerebbe un creepypasta, Empty Man, che ricordano titoli come, no? Slenderman. È un titolo speriamo che non, potrebbe... sia, non sia paragonabile. Per niente. Anch'io ero, me l'avevano affidato come recensione scritta, cioè da stendere, e io ero rimasto scettico inizialmente, poi una volta che mi sono... cosa che ecco abbiamo? Qua. Opla, no, questo non è niente, non riguarda nessuno spoiler perché è parte del prologo. Mm-hmm. Basti pensare che il prologo di questo film dura 25 minuti prima della comparsa del titolo. Cioè, c'è un prologo di 25 minuti, il film dura 2 ore e 20 come horror, è sperimentale al massimo, ci sono 4 generi in uno. Tra un J-horror, quindi influenze giapponesi, per poi arrivare a creepypasta, ma c'è una rielaborazione di questo e poi diventa thriller metafisico, c'è di tutto, imprevedibile al massimo, nessun jumpscare, solo una tensione costante, continua, crescente, e bisogna rimediare solo su Disney Plus. Non Perfetto. Serve dire altro, c'è un cast semisconosciuto, in pratica questo film ha tutti gli elementi per essere anticommerciale, anche se distribuito dalla Fox, però ci ha avuto un budget di quasi 100 milioni di dollari. È un caso più unico che raro, io non lo so come è stato possibile concepirlo, ma esiste e bisogna. Qualcuno di voi, ragazzi, male... lo ha visto? Purtroppo no. Giulia, sei frizzata? Mi sa di sì. Ah, sei rimasta... Guarda, Giulia è rimasta ammirata. Sembrava volesse reagire dicendo: ma Empty Man in verità fa cagare. No, e invece è rimasta faccia... proprio frizzata. No, ok. Niente. Mi aspetta un confronto. Ecco, ora è no, tornata. Posto, posto. Ci sono, okay. Ci sono. No, ero rimasta talmente tanto esterrefatta dalla spiegazione di Antonio che mi sono bloccata. Esatto. Neanche io ho visto il film. Ok, però quanto fa strana ancora dire reperibile su Disney Plus? Io mi ci devo ancora abituare al fatto che su Disney Plus si possa trovare anche un certo tipo di pellicola. Quindi è vero che ultimamente sulle piattaforme sono usciti vari titoli horror. Io ho provato a vedere e mi sono pentito, ma da amante di Scream ho voluto dargli una chance. C'è Qualcuno in casa tua, uno dei film più brutti da prima che esistesse il cinema, orribile proprio, quindi state alla larga da quel film lì, però The Empty Man mi hai convinto, caro Anto, e quindi lo recupererò senz'altro. Quindi se nessuno di noi l'ha visto, oltre a ringraziarti, direi che Travatar può dirci qualche altro bel titolino. Ma ovviamente non può mancare nella filmografia di tutti il bellissimo Ouija, quel grande capolavoro. No, ovviamente sto scherzando, quella è una palla mortale. Al massimo il prequel è carino, dai. Il prequel c'è carino. Mike Flanagan. Il prequel mi manca. Il prequel mi manca. Il prequel, guarda, è carino. C'è Mike Flanagan e si vede, sì. Si vede. Stavo un po' scorrendo tra quelli che ho visto e diciamo che ce ne sono un po'. Non volevo essere esageratamente scontato, però in effetti disconosciutissimi non ne ho visti molti. E allora avevo visto prima uno, cacchio, mi è sfuggito adesso, non mi ricordo più qual era quello che volevo dire. Vabbè, comunque, allora, in attesa che di riuscire a ribeccare quello, ah no, ecco, me lo ricordo, film di un regista che in realtà è molto apprezzato tra gli amanti dell'horror, ma effettivamente credo che sia uno dei suoi film meno ricordati. Sì? Ed è un crimine, Le streghe di Salem. Mamma, ragazzi, mia, tutti si, tutti si toccano dall'Halloween di Rob Zombie, belli per carità, e i reietti del diavolo, ok, ma signori, Le streghe di Salem l'abbiamo visto in quattro gatti e porca troia. Sì, ancora. Allora, ora cerco subito una foto adatta, ma Le streghe di Salem adatta non saprei, Paolo, stai attento. Sì, esatto, perché poi allora ora appena finito Travatar dico la mia sul film intanto. Beh, che dire, è un film di Rob Zombie che non sembra un film di Rob Zombie, perché lui solitamente appunto rilegge gli slasher, fa queste cose molto appunto corporali, fisiche, e sì, ok, qui però questo è un horror soprattutto psicologico, è praticamente il remake non ufficiale dell'Inquilino del Terzo Piano. Cosa? Sto sentendo, forse sono io, però sento laggare di brutto, sono io? Forse è la mia connessione. Nessuno. Ora vi sento benissimo. Ok. Ero, può darsi. Sì.
Ok, no, dicevo, praticamente è l'inquilino del terzo piano con un po' di Shining e le streghe. Io però non posso non rispondere Ha al venduto filippone bene. F nazionale, il Joker di Phoenix si può considerare horror, buonasera bella chat, il Joker di Phoenix è fantastico, dopo che ci siamo scannati oggi sul difendere un Joker diverso, il Joker di Phoenix è fantastico, lasciatemelo dire, e È saluto un anche Winter dramma. Wolf, un mio abbonato, per me uno dei migliori rimani Sinister, se non addirittura per me il migliore, anche Però bello Midsommar, ottimo film, ne parleremo Sinister, ma già magari le streghe di dopo. Salem se lo mangia, sì. Svetta di più. Sì, Streghe di Salem. assolutamente. Saluto anche un altro mio abbonato, I Dolori del Giovane Ini, dal nickname fantastico. Buonasera a tutti. Io vi dico la verità: Le Streghe di Salem, la prima volta che lo vidi, mi turbò veramente perché è un film che dopo ti fa quasi sentire in colpa perché è talmente blasfemo, è talmente ricco anche di messaggi subliminali. Non saprei ben definire come mi sentissi dopo la visione, ma mi sentivo proprio scosso. Mi sentivo turbato, eppure non è un film che tenta di spaventare attraverso effimeri jumpscare o cose già viste e riviste. È proprio un film particolare, un film dove Rob Zombie esprime tutta la sua grande maestria. È un film che sicuramente sa far inquietare lo spettatore in maniera proprio angosciante. Quindi hai fatto benissimo a tirarlo fuori questo filmone, caro Travatar 91, perché io sono della tua idea. Non è bellissimo quanto il sequel, Le Streghe di Pepem, perché se c'è il Salem c'è anche il Pepem, sì, assolutamente. Uno che ti continua anche a dar retta, cioè Sì, io certamente sì. siamo, capito? E le spiego anche le Certamente. cagate che dici. Sì, le spiego perché magari non arriva, no? E quindi direi che Le Streghe di Salem, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, io penso che sia un filmone. Io dico solo, leggi l'ultimo commento di Winter Wolf. Travatar scommetto che l'horror più spaventoso nel senso negativo è Giusto. Transformers 5, mai Guarda, visto? niente batterà mai Sterco Boy. Cioè, Hellboy, no, io lo chiamo Sterco Boy perché l'ultimo Hellboy non può Ah, essere Hellboy, sì, infatti. Grande Sterco Marshall, che Boy. solitamente è un regista affermato nell'horror, ma ha E concepito un altro infatti, orrore. esatto, io ho fatto The Descent, che ok, non lo posso mettere qui perché è più vecchio, però degli horror post 2000 è il The Descent mio è preferito. bellissimo. E poi Pazzesco, ha mamma mia. fatto. Ma anche Doomsday, dello stesso Marshall, Mi che è da manca quello, però rivalutare. io riposo in pace, Neil. Giulia, cosa hai da dire sulle streghe di Salem? Cosa ho da dire? Che adesso sono le 21:55 e che vi voglio bene, ma non vedo l'ora di staccare e andarmelo a rivedere. Ecco, hai visto? Hai visto che Ok. voglia che le abbiamo messo? Sì, Perché io adoro queste conversazioni in cui escono fuori i titoloni che magari non recuperi da un sacco di tempo, che hai visto da ragazzi, cioè in realtà non da ragazzino, però comunque un bel po' di tempo fa, e quindi adesso mi avete fatto venire lo schiribizzo di andare a rivederlo. no, Io però, guarda, vai, vai. aggiungo, posso aggiungere che allora, come pregio principale è un film che sembra scritto su un fazzoletto per come è stata messa proprio il soggetto di base, poi visionario al massimo, per poi inanellare una serie quasi infinita di scene scioccanti, sabbie infernali, Mamma concepimenti, mia. sedute fra preti che non stiamo a entrare nei Mamma mia. Il dettagli, finale è visioni un mistiche. qualcosa di. Visioni mistiche di Madonne, Caproni, però non iniziamo perché sennò poi magari andiamo anche noi nel blasfemo andante. Esatto, perché quel Però film lì è realmente e va. particolare. Però lo Però sapete, mi conoscete, è un film ottimo. del 2011. Io vi ho fatto la testa matta con questa saga da quando non ci si conosceva nemmeno. Secondo voi io potevo non parlare come primo film di questo film qua? E ovviamente Scream Ah no, 4 Scream 4. 2011. Scream 4, il primo Scream che io ho visto per ovvie ragioni in sala, e devo dire che un Wes Craven in grande stile. Solo l'inizio in cui si vuol criticare in maniera sempre parodistica, come fa Scream, la mania specialmente dilagante in quel periodo dei continui sequel, dei continui reboot, con l'inizio nell'inizio nell'inizio del nuovo stab. L'inizio è un qualcosa di fantastico in Scream 4, un film che a distanza di vari anni dal terzo gioca ancora con le regole dell'horror, con le nuove regole dell'horror, attendendo Scream a gennaio che giocherà con le regole di adesso. Quindi chissà cosa potremmo aspettarci.
Io non so voi, però Scream 4 con le sue rivelazioni, magari qualcuno ancora non l'ha visto dalla chat, quindi io non voglio nemmeno rivelare chi siano o chi sia l'assassino o gli assassini, però effettivamente penso che sia il grande ultimo regalo che ci ha fatto Wes Craven prima di andarsene, mamma mia. Quindi non diciamo so solo voi, che ragazzi, l'assassino è un fan delle streghe di Pepem. È il suo film horror preferito. Okay, esatto, esatto. Già solo il fatto che ad un certo punto nel film venga detto che è stato fatto uno stab con i viaggi nel tempo. Cioè, io per assurdo vorrei vedere prima o poi la saga di Stab. Stab Endgame, insomma. Assolutamente. Esatto. Sì. Quanto anche sarebbe perché bello. E stanno sempre lì, cioè ricorre, no, questa cosa all'interno dei quattro film. E tu praticamente partecipi anche alle loro vicende, non solamente a quello che stai vedendo. Quindi meta Giacomo cinema. Dell'Amico, grazie per essere Giacomo, stato con noi. Siamo amici. Mi dispiace per il ban. No, scherzo, Giacomo, mi dispiace. Però non sono assolutamente d'accordo. Vedi Winterwolf che invece ce l'appoggia con il coltello? Per me rimane il più bello dopo il primo. Per me dopo il primo il secondo, ma poi sì, subito il e quarto. E poi infatti ti ricordi, se non sbaglio, una delle live che abbiamo fatto su Scream, abbiamo messo primo, secondo, quarto, terzo. Esatto, esatto. Per quanto anche il terzo il sia fatto, bellissimo, ma comunque. Io mi ricordo di averlo visto ai tempi con Mega Video. Pensa te. Sì, sì, e mi ricordo di essere uscito da scuola proprio, sai, con quel fermento, proprio che volevo vedere assolutamente questo film. E mi sono messa a guardarlo, interrompendo in maniera illegalissima il modem, per cercare di superare l'ostacolo dei 74 minuti. E sono rimasta esterrefatta. Io ho sempre adorato il ruolo dei media all'interno del quarto film. Mamma mia, cioè, come partecipano, diciamo, dal primo al terzo, i media sono sempre, diciamo, diegetici nella narrazione, comunque contribuiscono, no, all'arco narrativo, perché poi in prima persona narrano quasi parallelamente al regista, insomma, il tipo di eventi che si stanno svolgendo. Nel quarto invece diventano proprio protagonisti, quindi è tramite i loro occhi, loro visione, che tu ti fai una personale percezione di quello che stai vedendo, sì, di chi è il colpevole, di chi potrebbe, sì, esserlo e di chi invece lo è in realtà alla fine. Quindi secondo me il quarto è una grandissima prova registica e uno dei, secondo me, degli ultimi lasciti di Wes Craven. Ma poi quanto era cattivo Ghostface, caspita, in quel film. Realmente c'è uno dei Ghostface più cattivi della saga, e io devo leggere ciò che scrive Claudio Di Maggio, perché quando mi toccano Scream, il primo Scream è veramente un capolavoro, e su questo non diciamo niente. Il secondo è abbastanza bruttino, cioè, ai tempi si criticava in un sequel la voglia spasmodica di fare seguiti, ma poi era, vabbè, no, il 2 è un diciamo sequel. Che solo, però questo solo è... il prologo del 2 merita. Diciamo però che questa cosa del criticare i seguiti in un seguito, da un lato è divertente, però dall'altro lato dici sputi nel piatto che mangi, quindi c'è anche da dire questo. Sì, però alla fine quando è il solito regista che porta avanti ciò che ha creato, cioè io posso fare cosa voglio, si prende in giro solitamente. No, vero, però di horror che vanno, vedasi Justin Lin con i Fast and Furious, col solito regista che fa solo danni. Però non sono d'accordo, dai, Fast and Furious bisogna spegnere tutto e guardare, cioè io mi aspetto dal prossimo Fast and Furious un torneo a 3-7 con gli alieni, mi aspetto in macchina, certo, mi aspetto di tutto. Guardate, però ecco, la serie animata, si portano quei film di merda, la serie animata è l'unica vera, okay. Continuo a dire, sappiate però che io e Giulia sicuramente da qui a quando il film uscirà, poi inviteremo anche altri ospiti, magari anche Travatar e Antonio, ma una live sulle nostre aspettative su Scream, lo so, ne ho già parlato mille volte, ma sul nuovo Scream la dovremo fare, assolutamente. Va fatta, sì, e quindi direi che vedete come si va leggeri stasera, così, perché poi manca ancora Michele, che quando arriverà lui, lo sapete, lui è un ragazzo di poche parole, 2 ore e 3 quarti, pochissimo, che ha dentro, quindi Giulia, tocca a te. Sì. Allora, io ho scelto un film, come incipito, ho scelto un film del 2018, di un regista che io adoro e che ho conosciuto con Martyrs, quindi vi lascio un attimo immaginare. Ghostlander, La casa delle bambole, l'avrei detto anch'io prima o poi. Perché credo che sia uno di, diciamo, oltretutto l'ho recuperato l'anno dopo, quindi nel 2019, sono rimasta esterrefatta perché io ho un particolare rapporto di amore e odio con le bambole. Sono piena, ho una casa, una camera piena di bambole, e da quando sono bambina mi spaventano, al punto tale che però le colleziono perché le adoro. Hanno, secondo me, una fisionomia estetica
che in un certo modo mi incuriosisce, sai, quelle cose perturbanti, no? Che sono certo. Orroristiche, però familiari, quindi ti ci ritrovi dentro, sei tirato all'interno della narrazione perché è qualcosa che conosci, ma tutte le volte è declinato in maniera inedita e diversa. Io l'ho adorato particolarmente per il fatto proprio di prendere, diciamo, come spunto principale quello appunto delle bambole, che in teoria dovrebbero indicare, soprattutto nella fase dell'infanzia, un tipo di situazione a distanza di sicurezza, no? Cioè quelle tipiche situazioni rose, familiari, in cui tu giochi con le bambole, in teoria dovresti essere nel posto più sicuro del mondo, che è quello della tua camera, quello della tua casa, e proprio la casa viene profanata all'inizio, quindi nei primi 8-10 minuti di film, per chi non l'avesse visto cerco di non fare spoiler, però la casa viene invasa, ecco, quindi c'è una prima idea di home invasion nel film, e che si riscatta poi nel corso della narrazione, perché assume, diciamo, ogni tranche di film assume un tipo di identità diversa. Cioè sembra di stare all'interno del film e di viverne tre contemporaneamente. Cioè uno nella finzione, uno nella realtà e uno nella testa di due bambine che sono coinvolte all'interno della narrazione. Io l'ho particolarmente apprezzato proprio per il fatto che sembri raccontare una favola alla Grimm, quindi tu entri dentro il loro mondo, ci sono queste due ragazze, queste due adolescenti, quindi giovanissime, vanno a vivere nella casa di una zia che è deceduta, e nei primi 10 minuti si consuma tutta la vicenda. Quindi tu parti, dopo i primi 10 minuti sai già che cosa accadrà, che cosa è successo, e la linea della narrazione sembra proseguire in maniera molto lineare, quindi dall'inizio verso una fine, dove di solito all'epilogo dovrebbe coincidere poi, diciamo, il plot twist, quindi farti capire tutto quello che avviene nella vicenda. Il plot twist c'è esattamente a metà della narrazione e ti cambia tutte le carte in tavola. Quindi tutto quello che hai pensato fino a metà del film in realtà non è altro che una tua fantasia vista tramite gli occhi di una delle due protagoniste. Ma quanto è bello proprio il contrasto tra ciò che accade e ciò che invece hai immaginato. Esatto. E quindi te li tiponi... Cioè, di solito le rivelazioni sono quasi chiamate, no? Soprattutto nei film ci arrivi spesso. Io, per esempio, non c'ero arrivata per niente, perché comunque tu parti, diciamo, in un... Quando ti fanno vedere un'evoluzione di un personaggio, tu finzionalmente ci credi. Cioè, quando vedi che questo personaggio è diventato adulto, che si è realizzato, che torna su un, diciamo, su un tipo di situazione, su un tipo di storia, in una casa che ha già abitato, situazioni che ha già vissuto, persone che ha già visto, è difficile che tu non creda al personaggio che idealmente ti sta raccontando la storia. Quindi nel momento stesso in cui questo personaggio, che è investito di una fiducia totale, sembra ritornare indietro sui suoi passi, sempre per non fare spoiler, secondo me il colpo al cuore è ancora più forte, perché dici, io stavo credendo a questo personaggio, però adesso mi trovo a dover mettere in discussione non solo quello che pensava lei, ma anche tutto quello che ho pensato io dall'inizio del film. E quindi ripensi quanto è stato bello arrivare a quel punto senza aver capito nulla, cioè essendo ignaro di tutto quello che avrebbe potuto essere l'evoluzione della trama. Quindi io l'ho adorato tantissimo. A livello anche di violenza psicologica, non solo fisica, ci sono delle scene realmente molto toste. Io lo vidi al cinema con Danilone e mi ricordo che, caspita, ci colpì a entrambi, quindi ottimo titolo, cara Giulia. Anzitutto la costruzione dei due aguzzini, l'identità molto fluida di uno dei due, cioè sono tutte cose che comunque in ogni caso sono difficili da decodificare, quindi non sai attribuire un'identità ai personaggi, non sai conferire, ecco, come ti posso dire, un carattere, un temperamento, certo, dei personaggi. Sembrano sempre tutti borderline, sull'orlo di fare qualcosa che non riesci a controllare, e soprattutto anche visivamente è un tipo di violenza molto glamour. Quindi, nel panorama dell'ultimo decennio, questo tipo di violenza, che era già stata sperimentata in pubblicità, cerca quasi di affibbiare queste connotazioni horror a dei personaggi che sono appunto, diciamo, delle bamboline, no? Quindi vestite come delle bambole. Personaggi a cui viene data la possibilità poi di evolversi secondo una diversa traiettoria che è violenta ma allo stesso tempo anche molto estetica, quindi adorato. Più che altro, caratteristica principale di Pascal Laugier in tutti i suoi film sono personaggi che si esprimono anche attraverso liquidi corporali, insomma. Cioè, ci sono diverse scene insostenibili anche sotto quel fronte. Molto vero. Molto vero. E poi, vabbè, c'è da menzionare Emilia Jones, che l'ho scoperta lì. Sì. Emilia Jones mi fa quello, mi fa Brimstone, con anche Dakota Fanning e Guy Pearce. Mi fa Coda, che era uscito a agosto su Apple TV Plus ed è una delle migliori interpretazioni dell'anno, e questa attrice è una
autentica rivelazione. Cioè, Madonna, mi avete messo una voglia di rivederlo, La casa delle bambole, mamma mia. Quindi in queste sere so cosa riguardarmi, assolutamente sì. Però, caro Anto, te cosa ci dici invece? In preparazione a Screen 5, i registi di Screen 5 cosa hanno fatto? Finché morte non si separa. Wow, che bellezza, fammelo subito lì. L'ho amato quel film lì. Sono andato in sala senza aspettarmi chissà cosa e poi quando sono arrivato lì, vabbè, parla te e poi dico la mia. Ma sì, allora, è un film di semplice soggetto. Tu tracci un soggetto, poi includi una location che, nella quale tu, spettatore, ti ci perdi, in qualsiasi pertugio, corridoio, assieme al personaggio di Samara Weaving, che anche lei è attrice horror ormai affermatissima, Samara Weaving, scoperta da Babysitter, e niente, tu stai sempre dalla sua parte, hai quella sua prospettiva limitata, in corridoi talmente oscuri che non sai quando possono spuntare i villain del film. Non voglio soffermarmi molto sulla definizione di villain, su tutta la backstory, il background, perché appunto è ancora da scoprire questo film, perché sicuramente dalla chat magari se lo sono persi per strada di vista. No, questo recuperatevelo, uscì tra l'altro, se non ricordo male, nello stesso periodo di quell'altro horror terribile, cos'era? Forse The Hall, l'abisso, film. Esatto, uscì No. Infatti, cosa mi hai fatto ricordare? E allora, Finché morte non ci separi, poi, senza spoilerare, alla bellezza di poter essere un film che comunque sarebbe stato valido anche senza un determinato finale che ti fa dire wow. Però poi c'è quel finale che io non voglio rivelarvi di più, ma è un finale proprio inaspettato, perché fino alla fine già il film aveva colpito, aveva saputo fare il suo, e poi c'è questo finale che dici porca miseria, e te quella protagonista lì la vuoi ancora vedere, cioè Samara Weaving è perfetta, è un film che proprio si può definire anche un po' un horror comedy sotto certi versi. Assolutamente non si prende mai sul serio, è giusto, considerate che il finale, senza entrare in dettaglio, c'è un sacco di sangue, stavo morendo da ridere. Esatto, è quasi tarantiniano il finale, ma io vi giuro sono molto contento che Scream sia stato preso in mano da Radio Silence. Tarantiniano lo definirei jacksoniano. Quel sangue che muori dal ridere semplicemente perché è talmente assurdo il tutto. Assolutamente, quindi senti te che titolo mi tira fuori. Sì, fu una scoperta, io lo vidi al cinema per caso e dissi vabbè dai diamogli una chance, sarà l'ennesimo, e invece no, era proprio un bellissimo film, tra i migliori degli ultimi anni, assolutamente sì. E quindi caro Travatar Nazionale, vediamo adesso Premesso che io l'ho visto due volte, tra virgolette, Finché morte non ci separi, perché ho visto la prima mezz'ora al cinema, l'audio era una merda, ci hanno dato il biglietto gratis per andarlo a rivedere. No! Quindi mi sono fatto la prima mezz'ora due volte! Questo non mi è mai successo, meno tra pellicole bruciate, quello sì, però l'audio che era una merda. Mi è successo una volta mentre ero a vedere un film che è partito l'allarme antincendio e io volevo vedere il film e non sono uscito dalla sala, ve lo giuro, però ora dell'audio... Esatto, no. Era tipo, si parlavano tutti con l'eco. No, che schifo. Abbiamo rinunciato quando è partito Hide and Seek, perché era una canzone fighissima, si sentiva di merda. Hide and Seek! Prendetelo. Ma se ne sono accorti loro, siete andati voi a fare reclamo? Un po', nel senso, gliel'abbiamo detto, siamo rientrati, non sono riusciti a rimediare, pipira pipera, ha detto sentite, pigliatevi il biglietto gratis e tornate dopo. Ok. Poi, allora, il prossimo titolo, allora, non volevo dirlo, non perché non mi piacesse, ma perché è molto famoso, infatti l'hanno anche girato in chat, però appunto, dato che l'hanno girato in chat e c'è una scena che per uno come me è tipo il sacro Graal, allora lo dico, quella casa nel bosco. Certamente. Ma poi è un film che fai benissimo a citare, scusate, tanto mi sto affogando da solo, fai benissimo a citarlo perché è passato molto in sordina nel corso degli anni, io ne sento parlare pochissimo, quindi fai benissimo a citarlo perché è un film rivoluzionario assolutamente. Allora, che dire, divertentissimo, una delle migliori riflessioni metanarrative sull'horror, senza però dover fare come in Scream in cui citi gli horror direttamente, con Chris Hemsworth che non era ancora Thor, ricordiamolo, perché da noi è arrivato dopo, però no, era già Thor, però non era ancora uscito Avengers,
Poi quando non è uscito era già uscito Avengers, quindi era diventato più famoso, perché Thor, diciamoci, non è che l'ha lanciato tanto, l'ha lanciato Avengers, proprio il film. Mamma mia, quanto mi piace qui. Dici, e io l'unica cosa che posso dire, allora io due cose devo dire. Numero uno, ascensori che si aprono e io li sborro. Lo dico proprio, cioè io lì davanti dei mostri ero lì tipo, ok, va bene, sono tuo, prendimi, fai di me quello che vuoi. E soprattutto, forse il più grande personaggio horror degli ultimi 30 anni, assolutamente poco cagato, il Tritone! Il Tritone! Io sono fan del Tritone. O l'unicorno anche. No, il Tritone. Che film folle. Che film veramente folle. Uno dei pochi horror in cui usare la CGI funziona. Che poi tra l'altro io avevo di Drew Goddard avevo apprezzato anche Sette Sconosciute del Royale, non è un horror, però anche quello mi aveva colpito molto. E poi sto vedendo Daredevil, che comunque ho visto c'entra Drew Goddard nella serie. Se non sbaglio doveva essere uno degli showrunner, poi è rimasto come produttore, una roba del genere, cioè c'è la sua impronta, ma meno di quanto poteva essere prima. Però, ragazzi, provo un attimo, intanto voi continuate a parlare, provo ad uscire e rientrare perché mi lagga a me, ad un certo punto iniziate a laggare, quindi voi continuate pure un secondo e rientro. Facciamo noi la presentiamo, sì, okay, esatto. Però con l'inquadratura, con la sbilenca, che bisogna allontanarsi un po'. Vabbè, intanto io ne approfitto per dire, quella casa nel bosco molto meglio della casa, l'ultimo intendo. Ok, il rifacimento di Alvarez. La casa originale, ok, però visto che si parla di horror recenti. Sempre di Alvarez, però io preferisco Man in the Dark. Man in the Dark, prende la casa di Alvarez, la pallottola, la mastica, la sputa e poi ci fa cose che è meglio non dire in live. Comunque poi io vedo che serve un film che dice Dead Silence, anche no. No, Dead Silence, anche sì. Dead Silence, sì, sempre parlando di bambole. Cioè, poi vedere poi, no? Poi c'era un intervento di A Serbian Film, non apriamo la parentesi A Serbian Film, Mister A Serbian Film, che vedo tra gli utenti, che è uno dei film che più odio in assoluto, quindi non l'ho visto, ma non ne ho sentito parlare bene, in effetti lasciamo perdere. È proprio, sei stato tu Antonio a raccontarmelo la prima volta, sono rimasta sconvolta da quello che mi hai detto. Ma disprezzo totale, anche se c'è la mania di protagonismo di un regista che non appare nel film, però si fa sentire come, no? La sua presenza, un po' come per dire io ce l'ho le ambizioni, ve le mostro tutte, però il metodo di realizzazione io ci vedo sempre quello conta. È un po' come il discorso che vorranno affrontare su Halloween Kills. Eccomi qua, okay. È vero Paolo, sono assai di parlare Paolo. Ormai ho provato a staccare l'Ethernet, l'ho rimesso. Comunque, ora vediamo se... Ora vi vedo benissimo, quindi... Ok, di cosa stavate parlando? Illustratemi. Noi siamo partiti da Alvarez. Alvarez, quello dopo la casa di Alvarez, ha fatto Man in the Dark. Man in the Dark, che esce ora in seguito al cinema, almeno in Italia, l'11 novembre, quindi finalmente lo possiamo vedere anche in Italia. Posso essere cattivo? No, grazie. Però... No, vabbè, il primo mi era piaciuto, sì, ma io ho visto il trailer, non, so, non deve essere un franchise, però e infatti no, non lo puoi rendere buono, ma che è? Non lo puoi rendere Terminator buono 2. È Terminator 2. Io una chance gliela darò, però okay. Quindi Travatar, te ci butti quella casa nel bosco e ovviamente fai la tua porca figura, certo. Direi però... Rispondo a una domanda che ho visto prima in chat. Possiamo includere i due hit? Stiamo parlando di horror, non di commedie idiote per ragazzi. Ma comunque... sì, si può includere anche gli hit, dai. Ah, perché sono horror? Non me ne ero accorto. Pensavo che il clown che si ammazza insultandolo fosse una trovata di Scary Movie 6 non ufficiale. Io invece voglio invece parlarvi di questo film qua, che vedendolo poi... si può considerare a tinte horror, dalle sfumature horror, perché poi proprio horror a tutti gli effetti non è, però è un bellissimo film secondo me, assolutamente da sostenere, e quindi vi mostro questa cosina qua. The Lodge, secondo me, è uno dei film più belli degli ultimi anni, un film che vidi in sala e che riuscì a stupirmi e che riuscì a colpirmi anche per il finale, in cui praticamente, senza spoilerare troppo, però... ti rivelano che forse tutto ciò che avevi visto non era proprio come te lo stavi immaginando. Mi è piaciuta tantissimo l'ambientazione di questa sempre casa sperduta in mezzo alla neve,
sembra quasi di vedere una sorta di Overlook Hotel in mezzo, però è più uno chalet in mezzo a questa montagna, questa distesa innevata dove si ritrova questa famiglia con una nuova donna, i figli l'accetteranno. Insomma, è un film che secondo me vale la pena sostenere. Non so cosa ne pensiate voi, però secondo me... È un grande Io sarei intervenuto con il film precedente dei due registi. Con Goodnight Mommy, che pensa mi manca. Mi hanno detto tutti è molto per certi aspetti simile a Goodnight Mommy, però quello mi manca. L'esordio folgorante. Qua, ecco, nell'ambito horror ce ne sono parecchi di esordi folgoranti, se ci pensiamo bene, di registi che poi o si sono prestati a Hollywood con dei remake rifacimenti pessimi, però il potenziale c'è tutto di questi registi, no? Oppure, ecco, come questa carriera qua, moderata, regolata, da Good Night Mommy a The Lodge, devo dire, hanno valorizzato appieno la performance della Riley Keough, sì, che avevamo già visto anche nella casa di Jack, e anche quello si potrebbe ritenere. E poi c'è anche, insomma, Alicia Silverstone, la Batgirl di Batman, sì, e Robin, sì, in questo film. Caspita, sì, invecchiata, però è ancora... No, però, guarda, nel rivalutarla sono rimasto sorpreso, dai. Ci dice Winter Wolf di includere Venom 2, nemmeno, cioè queste Venom quello 2 è proprio... Mamma mia, Venom 2 piuttosto mi vedo Pierino il fichissimo con Maurizio Esposito, veramente, piuttosto che non rivedere Venom 2, vabbè. E poi grazie a Serbian Film, che già il nome è tutto un programma, Paolo è molto competente e l'adoro, grazie, capisco che i film di tuo gradimento siano proprio quelli più semplici, quelli più leggeri, quindi alla grande, no, anche a me, la potremmo fare, so che Antonio invece li detesta un po', però una live sui film proprio quelli... come potremmo definirli, sciocchi, film disturbanti, prima o poi non mi coinvolgere in questo, no, lì no. Però intanto è arrivato con il capello rasato direttamente dal cinema il nostro Michelone Innocenti. Salve! Come sta? Com'era Franz? Vabbè, filmone. No, filmone no, un buon film. Ah, buono. Buon film. Okay, ok, quindi perfetto. già No, Michele... mi è piaciuto, ho delle riserve al riguardo. Okay. Come in tutto quello che dici e che fa. Quindi, esatto. Non è assolutamente vero. Ieri ha detto che Thor Ragnarok è superiore a Spider-Man di Sam Raimi. Certamente. E io l'ho apprezzato tanto Thor Ragnarok, però io gli voglio bene per questo. Miki, noi qua abbiamo aspettato te per il pezzo forte. Hai visto come si è vestita di tutto punto la Calvani? Giù Spiri, hai capito la battuta bella? Poi era il suo compleanno, quindi davanti, esatto, a tutta l'Italia le faccio di nuovo gli auguri. Ho, esatto, anche da farle il regalo di compleanno che arriverà settimana prossima, è già stata avvisata. Le Vikings, sono meglio io dei Vikings, dai. E vuoi sapere, abbiamo buttato dentro, senti, Scream 4, quella casa nel bosco, The Lodge, poi di cosa abbiamo parlato? Le streghe di Salem, Ghostland, insomma abbiamo parlato già di un bel... Le streghe di Salem l'ho tirato fuori io alla fine dell'ultima puntata, ricordi? Sì, me lo ricordo. Eravamo, sì, tutti scordati all'ultimo. Ah! È verissimo. Intanto ti dicano che quando arriva Michele Innocenti l'emozione è infinito e oltre. Dopo il trailer bellissimo di Lightyear di oggi, mamma mia, brividi a fior di palle. Grazie dell'affetto, ragazzi. Capisco che insomma la compassione è un sentimento abbastanza universale. però stavamo parlando di The Lodge. Ora ho perso anche chi. Allora, era andato Travatar. Eri tu, hai detto tu Lodge. Okay, io ho detto, sì, Ready or Not e The Lodge. Finché morte non ci separi, e quindi io direi di andare con Giulia e poi andiamo da Michi. Allora, prima ho tirato fuori quello del 2018, facciamo il salto indietro di circa 4 anni, il film è del 2014, è David Robert Mitchell ed Eight Follows. Oh, mamma mia, che bellezza It Follows, come mi fai godere, Giulia. E vorrei mettere una determinata foto con una gamba in una certa posizione, ma non posso. Perché se metto... No, quella non si può, però ecco, It Follows è proprio un film carpenteriano, per certi aspetti veramente Halloween di Carpenter. Nuovamente si torna a parlare del sesso che uccide questa trasmissione, no? È... Mettiamo anche la foto che ho scelto e ti lascio parlare, cara. Aspetta te. Ecco qua, tanto. Bene, bene. Mi sembra giusto, senza violare alcun tipo di copyright. No, io mi è piaciuto tantissimo. L'ho visto al cinema,
quindi nel 2014, insomma, io ero parecchio più piccola e mi ha spaventata. Cioè, è stato uno dei pochi che ho visto al cinema che mi ha trasmesso un profondo senso di inquietudine e di invasione proprio della mia persona. Mi sono sentita toccata come se fossi una dei protagonisti. Come dicevate voi, insomma, il film è pieno di citazioni, riferimenti al mondo, ecco, degli anni 70-80, tantissimo da Carpenter, ma anche un po' da Craven, quindi io, diciamo, mi sono approcciata poi anche al recupero di cose precedenti nel corso di questi anni, dal 2014 ad oggi, e pieno di rimandi, di citazioni, riferimenti, insomma, tutto quell'immaginario che era un po', diciamo, anche allo slasher, allo zombie movie, al teen movie, soprattutto quando vedi che ci sono sti gruppetti di ragazzi che hanno più o meno la tua età e vivi situazioni molto, molto simili, ti senti molto più dentro la narrazione. Ho apprezzato il film già a partire dal titolo, cioè il fatto che si usi il pronome neutro, ti fa ripensare, diciamo, appunto a una cosa, alla cosa che non si può definire, non si può catalogare, è un male, è un qualcosa che ti perseguita fino allo Possiamo sfinimento. dirlo? Possiamo dirlo, è un hit meglio dit. Non che Ah, ci ma volesse certo, tanto, assolutamente. A però. livello, cioè, ma è proprio bella la trama perché oltre a poterti spaventare, ti mette anche ansia, perché te sai che se fai l'amore lo devi rifare prima che tu venga ucciso te. E quindi è una catena, però se quello che è stato contagiato, diciamo così, non fa in tempo a fare sesso, la maledizione torna indietro. E quindi, secondo Sei me. impiegato, cioè nel senso c'è poco da dire. Fai parte di un gruppo e sei impiegato dall'inizio alla fine in una situazione di stasi e paranoia che però è molto dinamica perché c'è un continuo rimpallarsi, diciamo, tra un protagonista e l'altro e soprattutto ti senti proprio minacciato in ogni dove. Cioè, la pellicola è girata in 18 mm, mi sembra, quindi vedi tutto. Cioè, da qualsiasi parte, lungo i bordi, lungo il perimetro, può arrivare la minaccia. E poi questa minaccia non, effettivamente sì, è stata poi identificata con la rappresentazione metaforica dell'AIDS, quindi Eh sì. diciamo questa è la spiegazione più lineare che è stata data al percorso. Però ecco, insomma, c'è tutta una serie di rimandi sul vero significato di che cosa sia questo IT che ti insegue, e, ecco, che va oltre, diciamo, ecco, la malattia. Quindi io Vero, se non l'ho l'aveste visto, It apprezzatissimo. Follows. Sì, Recuperatelo. l'ho adorato e Io già a per ora partire dei. dalle citazioni Dimmi, dimmi. iniziali, quindi no, nel senso che già dall'inizio mi aveva presa. Io per ora dei titoli di stasera, l'unico che non ho visto è The Empty Man del nostro Antonio, che recupererò assolutamente perché mi ha molto invogliato. Però volete aggiungere qualcosa su It Follows? Michele, hai da dire qualcosa? Guarda, non è per gonfiare l'ego della dottoressa Calvani. Però se dovessi stilare, no, sto scherzando, se dovessi stilare una classifica degli ultimi 10 anni di horror sarebbe sicuramente al primo posto, probabilmente. Al primo addirittura. Sicuramente nei primi tre. Anche se la lettura su Lights, sinceramente, la scansa un po', credo che il film vada un pochino più Più nell'universale. diretto di pancia? Ah no. Come? Più diretto di pancia? Cioè No, no, per no, io un penso che il film generatore sia di ansia. abbastanza intellettuale, ma che lo sia in maniera abbastanza libera e soprattutto per niente in maniera retorica, cioè lascia che siano le immagini, che siano le suggestioni visive e anche sonore, perché c'è una grandissima colonna sonora a parlare. Credo che sia un film molto, molto puro. E dispiace che, a parte Under the Skin, per ora il regista sia un po' perso. E non che Under the Skin sia un grandissimo film, ma un film The Silver interessante. Lake, The Non Skin è il Silver è Lake, scusatemi. E sì, c'ho anche in Blu-ray perché in Italia, ovviamente, non è mai uscito. Direi che forse la lettura sull'AIDS è un po' fuori tempo massimo. Direi che quell'it del titolo può essere semplicemente la morte, così come la perdita. In realtà, cioè, credo sia abbastanza sbagliato voler cercare un significato diverso da un assoluto hit, appunto, che è una bellissima parola neutra che può voler dire tutto e voler dire niente. È un film più che citazionista, molto consapevole del genere che va a trattare. Si vede che proprio il regista è un profondo conoscitore della materia, però non ha la pesantezza, ecco, di voler essere niente di più della storia che vuole raccontare. Quindi veramente, forse il più grande merito che gli riconosco è di essere molto puro come film, non ha Molto mai puro. una No, virgola, infatti, il fatto che forse sia l'ultima scena in piscina è un po' minore rispetto a quello che è il resto del film, ma
però insomma gliela si perdona, visto poi il finale. Cioè, il fatto che comunque si usi un pronome neutro ti lascia spazio proprio come sfera di significati, ti rimanda un sacco di cose. Paura già ti spaventi ad entrarti al cinema. Esatto, è anche il fatto del rituale di passaggio adulta, no? Che provano un po' tutti gli adolescenti, cioè è emblematica la scena dentro al cinema in cui si fa il gioco dello scambio, no? Quindi, certo. Ecco, quindi sì, c'è questo rimando, diciamo, alla possibilità che la minaccia sia tutto, cioè, ma anche il fatto che questa cosa ti segua potrebbe anche essere letta come un'allegoria dell'universo mediatico da cui non riusciamo a allontanarci. Credo che l'immagine finale del film sia cioè, abbastanza emblematica del tutto e parli da sé, alla fine una coppia che fino a quel punto insomma ha fatto fatica a stare insieme, che semplicemente accetta che dietro di loro c'è qualcosa che li tormenterà per tutta la vita, sia essa la paura di morire, sia essa la paura qualsiasi tipo di paura mi ha portato per te, sia la paura di quello che non si sa che sarà il nostro futuro. Credo che parli, sia un film soprattutto che parli di giovani persone in cerca del loro posto nel mondo, e insomma credo che la paura che è collegata a quel momento della vita la conosciamo più o meno tutti, certo. Chi è stato più fortunato magari meno di altri, appunto viene da sé insomma collocare quel lit in un certo modo. E caro Miki, ora il film spetterebbe a te. Ora non so se vuoi gettare subito la bomba o intanto andiamo. Quanti ne avete detti, Cad? Due a testa. E ne diciamo in tutto per capire, volevo regolarmi. No, se non c'è un. Noi si va, quando poi non ci sa più voglia si smette, tu lo sai. Allora, vabbè, semplicemente mi accodo se sono già stati nominati, appunto, It Follows, Babadook. Ah, Babadook. Pensa che uno dei nomi che volevo mettere era Babadook. L'ho messo. Bello, assolutamente. Perché Babadook, altro film che purtroppo It Follows e Babadook hanno lo stesso, tra virgolette, problema, non del film, ma dei registi che al secondo film, secondo me, entrambi hanno fatto un tonfo abbastanza importante. Non l'ho visto. Anche The Nightingale, ragazzi, è insopportabile. Ma dove è uscito The Nightingale? No, non è uscito. Però se vuoi quando vieni in Toscana vieni a me, te lo faccio vedere perché me l'hanno regalato e quindi mi è toccato prenderlo. Diciamo che Paolo il problema non è dove è uscito Nightingale ma da dove è uscito, dal fondo schiena, esatto. Della regione, perché io l'ho visto a Venezia nella famosa proiezione in cui ci fu lo scandalo di uno che offese sessista alla regista e fu buttato fuori dal festival. Però dovrebbe ringraziarlo molto Jennifer Kent, perché quei due premi che ha vinto il film l'ha vinto solo esclusivamente per me. Mi sbilancio, mi prendo responsabilità di quello che dico. È un film abbastanza brutto, The Nightingale, cioè, più che brutto è veramente gratuito, cioè sono dei momenti di violenza che sono proprio buttati lì per fare lo scandalo. Babadook è un grande film, è un film veramente bello. Sì, ho già detto in un'altra live, visto che hai fatto dell'immagine, mi è piaciuto talmente tanto che in quegli anni, gli anni successivi all'uscita del film, ho fatto una follia e mi sono comprato il libro del film prodotto, no, ma è quello prodotto, numerato da quelli che l'hanno fatto per il film, ampliato per avere una narrazione di tutta la fiaba del Babadook. Non ce l'ho ma qua, ce l'hai lì? No, la prossima volta giuro che ve lo porto, è sempre all'altra casa. Mamma mia, quello deve essere miei. Perché poi è un film proprio che riflette sullo stato d'ansia, sulla depressione, un film proprio dalle varie sfumature. Perché è bello? Perché è una metafora vecchia e scema come il cucco, ma che viene da sé, cioè non ci pigia sopra, come si dice, no? Non è eccessivo nel rimarcare quello che vuole dire, lo fa dire al film. Poi ci sono almeno due o tre scene appunto che coinvolgono il Babadook in casa, che sono girate magnificamente, e il Babadook di per sé è forse l'ultima creaturina, forse Annabelle l'ha superato anche per un discorso di successo, però uno degli spauracchi horror più belli e comunque riusciti negli ultimi 10 anni. A me piacerebbe tantissimo che prima o poi facessero una versione del Bau Bau di Stephen King al cinema, ma ben fatto proprio, quanto sarebbe bello. Vero. Ricito velocemente, me ne levo un po' e poi magari mi fermo. The Visit, ma intanto Cavallo, facciamo sempre uno per uno per ora, andiamo così liberi e poi... Sì, no, me li levo perché poi un paio sono quelli di cui voglio parlare più dettagliatamente. Okay, quindi The Visit che abbiamo citato l'altra volta sul fan footage, e uno che magari è passato un po' in secondo piano essendo l'estremità. The Visit. The Visit.
Esatto, vedi? Le streghe di Salem l'abbiamo citato. Mi fermo su il film coreano meraviglioso The Wailing, che in Italia è uscito, grazie, di Gok Sung, non so perché. Ah, quello che è mondo come The Wailing, in Italia è uscito il nome coreano. Non si la sa presenza perché. Del diavolo, no? Dovrebbe esatto, essere. Che è un film straordinario, è uscito tra l'altro da poche settimane, in pochi mesi, mi sembra a luglio, è uscito il nuovo film di quel regista che si chiama La Medium, che cercherò di recuperare come me lo faranno recuperare, perché la vengo buia. La Medium o The Medium? The Medium, The sì, Medium. Vabbè, però ho visto The Medium è dal regista di Shutter. The Medium è thailandese. Allora non è lui? No. Allora chiedo perdono. Shutter è un altro grande film che però credo sia precedente. Al 2004. Gok Sung, esatto, ne ho sentito parlare proprio. Guarda, sì, ho fatto comunque vedere, non è Gok Sung, è Shutter, giusto? Mm-hmm. Quindi va bene, The Wailing comunque ottimo come aggiunta. Sì, giusto. Fantissimo. E dopo mi tengo un po' il paio. Io invece andrò sul classico, perché questo lo voglio dire, però come si fa a non citare questo film qua, che so che magari tutti non saranno d'accordo con me, però The Witch secondo me è un capolavoro, è uno dei film che più mi hanno spaventato nel corso degli ultimi anni, perché io ricordo ancora la prima volta in cui lo vidi, che ero da solo in casa perché purtroppo me lo persi al cinema, lo vidi in Blu-ray, ed effettivamente le scene nel bosco, eppure non è un film che, ripeto, abbia anche quel ritmo serrato che ti faccia dire, si prende anche i suoi tempi, ha un ritmo lento ma che non stanca e non annoia mai, e ci sono queste sequenze all'interno del bosco, quando c'è una determinata sparizione, quando ci sono determinate visioni nella notte, anche solo ciò che percepisci esserci ma tu non vedi ti fa stare male, e secondo me anche per quel finale meraviglioso di questa danza e di questo volteggiare nell'aria, è un film secondo me come ce ne sono pochi ultimamente. Vabbè, la consacrazione di Anya Taylor-Joy, insomma. Anya Taylor-Joy è fantastica in questo film, quindi assolutamente non so cosa mi dite voi di The Witch, che poi non si capisce ancora quale sia il modo più giusto di pronunciarlo. È stato già detto tutto, bisognerebbe solo rivisitarlo, via. Facciamo così. Ma mi ricordo che Michele non era invece entusiasta di The Witch. No, a me The Witch piace molto. Allora, lo stesso problema di It Follows e Babadook, il secondo film del regista. Di problemi, volevo aggiungere una cosa, i problemi di film che vengono acclamati come Babadook o It Follows è che le loro protagoniste non si fanno, non riescono a spianarsi la strada con la carriera. Essie Davis dove è andata a finire di Babadook? Cioè, è sempre il problema di quegli horror che diventano delle sorprese incredibili e poi le protagoniste dove vanno a finire? Le interpretazioni successive quali sono o dove riescono a lasciare il segno? È sempre stato un problema. Io posso anche la Maika Monroe di It Follows, anche lì è lenta a carburare come carriera. Io posso dire che The Lighthouse... Come no, scusatemi, ha recitato in Independence Day 2, quello non è il grande ruolo che ti lancia. Certamente sì. Io The Lighthouse l'ho apprezzato, ma secondo me è nettamente inferiore a The Witch. Nettamente proprio inferiore. Appena e l'ultimo commento è un filmone assoluto. No, secondo me non è un filmone assoluto. È un bellissimo film, ci mancherebbe altro, ma non è un filmone assoluto. Sì, a me piace, però ad esempio The Witch te lo rivedrei un sacco di volte, The Lighthouse. A me The Lighthouse è piaciuto, c'è anche in Blu-ray, però ha un problema, soprattutto la prima parte, mi sembrava troppo di vedere Eggers che faceva, visto come sono bravo, uso quattro terzi. Anche la seconda. Piace un po' una... Sì, però nella seconda c'erano cose che non me lo facevano pesare. La prima parte veramente era Robert Eggers, guardate quanto ce l'ho lunga, signori! Invece in The Witch... Per rivedere The Lighthouse mi guardo quello del faro con Gerald Butler. Veramente, mamma, Vanishing mi pare. Vanishing. Io quello non l'ho visto, però vi dico. No, ma secondo me è un po' la stessa cosa anche per Aster. Io ho apprezzato tantissimo Midsommar, ma per me Hereditary è superiore. Midsommar è molto più bello. Doveva arrivare il momento in cui non eravamo d'accordo. Quindi, secondo te, Midsommar è superiore a Hereditary? Concordo con Michele. Ma per me sì. Anche se, film, secondo me, c'è una cosa da sottolineare abbastanza importante, che Midsommar non è un horror. Sì, è più attinte horror. È un drammatico con elementi
che poi non si può mistici, parlare di soprannaturale, so. Cioè, è semplicemente un drammatico con degli aspetti mistici. O sicuramente ce lo inserirei nella lista di stasera, Midsommar, anche se non è proprio un horror. È come quando abbiamo parlato di The Lodge, non è proprio un horror The Lodge. Però The Lodge è già impostato come un thriller, ci sono situazioni ad alta tensione, tra l'altro grande film che mi è piaciuto molto. È già un pochino più canonizzato come un horror. Di fatto tutto quello che di horrorifico c'è in Midsommar è puramente di percezione, come la musica molto insistita, o è legata comunque a dei momenti di violenza abbastanza pesanti e grafici. Però alla fine è la storia di una ragazza che attraverso un viaggio psichedelico in una situazione ai limiti abbraccia la sua follia fondamentalmente e torna tutt'uno col mondo, anche se insomma non pensa avrà un futuro abbastanza roseo nonostante tutti i fiori che c'è addosso nell'ultima inquadratura. Chiamarlo horror forse è un thriller psicologico, chiamiamolo, però horror però vero. Ecco, quello è un horror in cui la protagonista poi è riuscita a farsi strada. Eh sì, la Florence. Vedi? Sempre, la, sempre sia lodata perché anche a me piace tantissimo. Assolutamente. Giulia, ti ha fregato The Visit, Michele, quindi come reagisci? Con quale titolo ci sono? L'ho solo citato. L'ha solo citato, ma niente non, adesso non posso dire, anzi sono piuttosto arrabbiata. Io ti rispondo con Refn. Oh! The Neon Demon, l'ho amato. Va bene. E sono uscita a pezzi, peggio della protagonista. Quindi The Neon Demon, eccolo subito qua, ma che bel film che è The Neon Demon. Mamma mia, anch'io il cammino verso una nuova luce, no? Il finale. Dai, io sono questo si può dire anche che sia il vero remake di Suspiria, questo. Credo sia un film parecchio tinte horror, cioè anche più di Midsommar, sicuramente. La metafora dell'arrivare a uccidere, a mangiarlo il prossimo per superarlo, a vestire la pelle di qualcun altro. Che poi è un film che, nonostante faccia della bellezza il suo punto, che è il suo nodo cardinale, in realtà ti mostra proprio tutta l'altra faccia della bellezza, cioè quella proprio corrotta, senza scrupolo, quella dove proprio l'uomo è lupo per l'altro uomo, in cui devi arrivare proprio a fagocitare l'altro per avere la tua piccola porzione di successo e ribalta. E come quello stesso discorso che facevamo prima, anche qui la violenza è glamurizzata fino proprio all'ennesima potenza. Cioè la costruzione estetica di come avvengono determinate... Io non posso fare spoiler, se posso parlare di scene. Ma sì, facciamo spoiler ora, dai, tanto The Neon Demon alla fine è uscito una vita fa, quindi insomma, mi spiace per chi non l'ha visto. Magari però chi non l'ha visto metta muto fino a che parla Giulia e poi toglie il bello. Che poi è più o meno quello che ha fatto Michele Innocenti per tutta Venezia. Però, scherzando, quasi scherzo. E rompi i coglioni. Dai, no, per me giocare. Ma guarda, stai zitto, manco mi hai fatto la lista, quindi io direi che... Io bevo. Ecco, bravo, bevi. Cioè, tutta questa esaltazione estetica della bellezza, poi è un mondo che a me ha sempre affascinato. Mia mamma che lavorava nella moda e che mi ha raccontato di tutti i colori, di quello che succedeva proprio sui set, degli screzzi, ecco, degli sgarbi che si facevano delle modelle l'una con l'altra. C'era gente che mi ha raccontato... amiche di famiglia che lavoravano ai tempi, quindi insomma eravamo più o meno anni 80, e gente che si trovava, modelle che si trovavano vetri nelle scarpe per magari infilavano i piedi dentro le scarpe per non far fare la futura passerella nei momenti delle prove. Quindi c'è questo mondo estremamente bello che dall'esterno è appunto confezionato, diciamo, con lo zucchero filato, poi però questo processo, no, dialettico di Refn lo porta, cioè porta lo spettatore a ragionare su tutto quello che c'è di marcio dietro questo meccanismo e questo ingranaggio infernale. E io sono sconvolta, cioè quando sono uscita sconvolta dalla visione, è uno di quelli che ho rivisto con molto piacere poi anche parecchio tempo dopo. Quindi sì, insomma, rispetto ai film citati, The Witch, It Follows, Babadook, secondo me The Neon Demon si presta più a diventare, proprio a ricevere l'appellativo di cult. Sì. Cioè, lo sento proprio, lo avverto il The Neon Demon, col passare del tempo poi viene sempre citato, sempre più spesso. E secondo me sì, poi menzione speciale per il personaggio interpretato da Gina Malone, che secondo me è una delle attrici che merita molto di più in futuro, cioè già ha conquistato la sua piccola porzione di felicità, però secondo me ha tantissimo da dare al cinema, la vedrei tanto vedo che ha tanto altro da dare,
E nel film ho apprezzato tantissimo anche il paragone, diciamo, narrativo e dialettico con l'arte, quindi quasi ogni inquadratura ha un riferimento, una citazione artistica a uno dei, diciamo, dei miei artisti preferiti, che è Klimt, quindi insomma, punto in più. Lo sai dove era stata valorizzata Gina Malone? Adesso tiro giù la bomba. Vai. È un regista che riesce a individuare il talento, a valorizzarlo. Zack Snyder in Sucker Punch, Gina Malone. Lui ci vede lungo, gli altri registi no. Io solo una cosa da dire, c'era Gina Malone in Sucker Punch. Okay. In Batman v Superman che ruolo aveva? Era nella... Gordon, la figlia di Gordon. Ah, ok, Barbara Gordon. Mi ero preso un vuoto di memoria. Okay. Non era ufficialmente la figlia di Gordon, no, si lasciava intendere. Però direi che, visto che aveva preso la parola il nostro caro Anto... Io preferisco ricordarla in Donnie Darko, in momenti più pari. Sì, okay, Anto potrebbe dirci quale prossimo titolo ha preparato. Perché poi stiamo... Allora, preparatevi dalla chat che stiamo per arrivare a uno dei momenti topici, a un confronto che sicuramente sarà molto acceso, quindi preparatevi. Non so cosa pescare dal mio... C'è una lista di 27 titoli underground, in pratica. Allora, tiro fuori Baskin. Baskin turco. Mi manca. Questo mi manca. Il Baskin turco, la figura del padre, il padre, che si rivela poi nell'ultimo atto, perché sono questi poliziotti, non puoi tifare per nessuno dei poliziotti perché hanno una condotta morale ai limiti. Quindi già questa premessa è folgorante per me. Dove si trova questo film? Se è uscito in Blu-ray in Italia, ma è tipo andato esaurito dopo 3 giorni e non so se l'hanno ristampato. Paolo. Ok, però preso al libraccio a 3 euro in pratica, quindi non so, è stato un miracolo. Quando era uscito è diventato subito una rarità, cioè da qualche parte, ma non ce l'ha portata. Una rarità perché è giusto, cioè è proprio quello. Io che ammetto di averlo visto prima che uscisse scaricato, devo ammetterlo. Vedi, stasera si confessano i nostri altarini. Però, ah no, ma poi ho comprato il Blu-ray, quindi ho come al solito la coscienza. Se qualcuno su Prime Video, è su Prime Video, qualcuno, la porta dell'inferno. Questo, la porta dell'inferno. Tu tra The Empty Man e Baskin ti puoi fare una bella serata, Paolo. Ecco qua anche la locandina. E allora andiamo a toccare Clive Barker, andiamo a toccare Eraser, però con delle tinte, cioè con una deriva allucinata. Con questi conti sono un manipolo di poliziotti, un 5-6, che stavo dicendo, con atteggiamenti e morale che va a farsi benedire, non puoi tifare per nessuno di loro e ricevono il trattamento che si meritano, con l'apparizione di questo padre in una bocca dell'inferno rivisitata, che è tutto dire, altro che Midsommar, come rituali e altre amenità varie. Senti come ci è una l'ho visto 2 volte, ma non voglio più rivisitarlo, un film del genere, perché ti rimane sotto pelle. Caspita. E quindi qua in quanti non l'hanno visto oltre a me? Io l'ho visto, ma non mi è rimasto particolarmente impresso. Io devo dire che la prima parte di costruzione è sicuramente più intrigante della seconda. La prima parte è veramente tesa, molto, molto ansiosa. È vero, poi ricordo che è arrivato... Poi si arriva al dunque, pur avendo delle suggestioni visive molto interessanti, secondo me non rispetta tutte le promesse, però è comunque un titolo interessante, sicuramente. Ok. Tra Avatar. Dunque, scusate, Winter Wolf, a me la polizia postale mi può anche suonare... Poi la porto qui dentro e li faccio vedere. Se mi denunciano a me per pirateria, veramente siamo al di là del bene e del male. Sai chi hanno denunciato per pirateria, Michele? Sai chi ha denunciato per pirateria? Te. Jack Sparrow. Vai, Avatar. Basta. Allora. Proprio si potrebbe chiudere. Ecco. Visto che si parlava di film... diciamo di seconde opere che sono inferiori alla prima, di registi che fanno il botto, dai, so cosa vuoi dire, è quello che avrai detto tra poco, dai, fammi godere Avatar. Vediamo. Io cito un film che secondo me è meglio della prima opera, ma molti dicono meglio della seconda opera. No, io cito una seconda opera che secondo me è meglio della prima, nonostante tutti dicano il contrario. No. E mi è venuto in mente perché quando avete parlato di Goodnight Mummy, perché quindi ti cito anche quello già che ci siamo, perché Goodnight Mummy è un film con un plot twist che capisci dopo letteralmente 5 minuti, e dopo 5 minuti ho detto ok, Goodnight Mummy è andato così, poi passo al film effettivo.
Ah, non gode di un rewatch perché ormai capisci subito tutto. Amico sì. Dell'attrice. Ma già il primo. Ma già il primo, più che altro dici, dici, dopo 5 minuti ho pensato, sarà mica? No, dai, troppo scontato. A 5 e minuti. Invece. Sì, ok, quello. Dai, lo eppure, manca, aspetta, però ha una regia talmente bella. No, mi manca. Non l'ha vista. Non ha una regia talmente bella, una costruzione delle inquadrature così bella che anche se a un certo punto proprio ho detto, sì, ma abbiamo capito, dai, ditelo sto colpo di scena che è chiaro, chi se ne frega. Anche qui c'è una rivelazione finale che più o meno, però secondo me a livello di regia è talmente bello che chi se ne frega di tutto, è stato comunque un grande successo commerciale, ma io cito Noi di Jordan Peele. Ah, ok. E, secondo me è più bello in due Scappa, a sostenere che è più bello di Get Out. Proprio. Anche secondo me. Bello, cioè, sì. Mi piace anche Get Out, però... Va dritto al punto. Cioè, ma basti anche solo pensare all'inizio con quella canzone bellissima che io ancora ascolto. Cioè, quando ho le cuffie la metto ancora. No, quella... Lo sapete che io per quel film ci ho giocato un computer? Perché l'hai scaraventato fuori dalla finestra? Breve aneddoto, io avevo talmente tanto amato quel film che sì. Mi sembra lo scorso anno, sì, l'ho rimesso sul computer, avevo acquistato lo stream, l'ho acquistato legalmente a 7,99 euro aggiungerei, e l'avevo messo sul tavolo della cucina e lo stavo per far vedere a mia madre perché ho detto no, sono sicura che lo adorerà, insomma, visto l'idea del doppelganger, no, del tema del doppio. Certo. A un certo punto mi giro e faccio cadere il tè con il gomito sul computer. E no. Così è stato. Sì, però nonostante questo, per farvi capire quanto ho amato questo film, non gli voglio comunque male e lo rivedo ad ogni occasione possibile. Io non so perché... Io non so perché è scattato tutto questo cinismo nei confronti di Jordan Peele. Sarà che come al solito ha vinto un Oscar, ha avuto un mega successo al primo, quindi il secondo va stroncato. Diciamo di dire che Jordan Peele ha usato fare soldi e se ma fa a soldi livello probabile. Anche di sottotesto politico no, e noi di Jordan io credo Peele. Allora che Get Out sia un film semplicissimo scritto in maniera perfetta, dico sempre, mentre Us sia un film complicato, forse non scritto altrettanto bene, ma con 10 volte la potenza espressiva e anche la è anche un film sfacciato da un certo punto di vista, no? Perché insomma io ho trovato gente che fa ma com'è possibile che vivano lì sotto da decenni e non lo sappia nessuno? Esplodete, perché è una cazzo di favola e quindi insomma sono il tipo, esatto. Il tipo di domande che non sopporto. È un attacco al governo, è un attacco alla politica. E sempre a proposito di Oscar, io mi ricordo la gente che si strappava i capelli per Toni Collette in Hereditary, che io, scusatemi, ma ho sempre trovato insopportabile. Che non sia stata candidata Lupita Nyong'o per questo film è un vero film. E pensate, il doppio ruolo, esatto. Che per quanto riguarda Noi, è uno di quei classici film, questa è una cosa mia, non sto dicendo che sia prevedibile, però il colpo di scena è uno di quei film in cui l'ho capito dopo un istante. Cioè dopo che la ragazzina esce dalla struttura, sì, va bene, si sono abbastanza palese, dai. Però in tanti non c'erano arrivati. Però anche perché così capisci subito di cosa vuol parlare. È veramente guarda Paolo, Gunei Mami anche peggio. Gunei Mami appena ti dicono sconvolgente rivelazione finale, guardi 5 minuti, sì, ok. Però è anche vero che film, come hai detto te, Travatar, cioè Goodnight Mami è un buon film solo perché è girato magnificamente e non cerca di fare niente di originale. Us alla fine al colpo di scena veicola il corollario su tutto un discorso che poi fa per tutto il film. Quindi in tutti e due i casi è proprio roba di marketing, perché è palese che ai registi non interessa per niente il colpo di scena. Cioè c'è in quanto strumento narrativo, però cioè non è il finale dei soliti sospetti, per dirne uno. Us è un colpo di scena che si collega alla primissima inquadratura e, esatto. E alla visione dall'alto poi che ci propone... Era, anche molto telefonata proprio dalla scena d'apertura, no? Cioè i conigli, mi sento meno solo, no, vabbè, però vabbè. Quando Travatar ha detto voglio parlare di una seconda opera, ultima cosa, sì? Questa è già metà extra film, altra cosa più bella che Asa rispetto a Get Out, la steelbook, perché io ho entrambi steelbook, quella di Asa è un capolavoro, quella di Get Out posso dire che fa cagare, quella di Get Out io l'ho presa scontata, è abbastanza essenziale. Forse solo che le forbici sono in rilievo sulla steelbook nera di Us. Bello. È bellissima, esatto. Io pensavo che Travatar parlasse di questo film, che secondo me va assolutamente menzionato. Vediamo. A differenza del secondo, che è un buon film ma non assolutamente quel capolavoro di cui parlano. Io sono sincero, l'ho bravissimo, amato. Va bene, manca cacchio.
io ero una cruda verità della nostra Ducournau, o come si pronuncia, l'ho veramente apprezzato tantissimo. E è un film che sa colpire, sicuramente molto crudo, come si evince anche dal sottotitolo, un film che parla di cannibalismo, un film che parla... Sì, vabbè, ma in Italia, nell'italiano dal sottotitolo, perché poi è una cruda verità e devo dire la verità, la prima volta che l'ho visto mi ha davvero stupito. Intanto io apprezzo sempre, ma questa è una cosa mia, quando inseriscono la canzone italiana nel momento in cui non ti aspetti. Cioè qua quando parte Ma che freddo fa è bellissimo, però indipendentemente da questo è proprio un film che è quasi una storia di formazione ma malata, una storia folle, una storia cruda, una storia esplicita. Se qualcuno di voi non l'ha visto non voglio rivelare niente, perché penso solo Travatar non l'abbia visto. Vabbè, ma poi l'aspetto geniale è che in una scuola di veterinari poi si consuma questa vicenda. Sì. Che poi sono un po' quei titoli, poi uscì anche Excision, che per certi aspetti lo ricordava. Excision, bravissimo. Sì, altro film che consiglio caldamente, che... Tra l'altro vi consiglio l'edizione della Midnight, che è un altro film malato, però assolutamente che si, diciamo, che vive in quel contesto lì di film alla Raw. Invece con Titan, per me è un bel film, ripeto, ma niente di trascendentale. Poi non so voi. A me è piaciuto talmente tanto Raw che Titan proprio l'ho saltato a pie pari. Cioè, però non ti è piaciuto Raw? Non è proprio roba che non mi interessa, sarà un problema mio, no. Io comunque, parlando di film con canzoni italiane inaspettate, dico solo: guardatevi Asterix e il Regno degli Dèi. No! Non dico niente, ma guardatevi Asterix e il Regno degli Dèi. Io invece stavo per citare un horror, per restare in tema, che va comunque alla... Io devo dire che mentre venivo verso casa cercavo di fare mente locale sui titoli, devo dire, e non è solo una questione di età, che però secondo me gli anni zero sono stati un decennio più importante per l'horror, eh? Sì, specialmente l'influenza francese, la francese e la spagnola ancora più dell'americana, però anche in America c'è stato quel momento molto dettato dalla guerra in Iraq, dalle torture, da Guantanamo, da tutti gli scandali sulle torture ai prigionieri di guerra, che insomma ha dato il via, ha fatto nascere Hostel, così come ha fatto nascere So, nel bene o nel male, ha creato un malessere abbastanza diffuso che negli anni 90 non c'era. Infatti gli anni 90 sono stati un decennio pessimo per l'horror, soprattutto americano. Però per citare un titolo a cui sono molto affezionato e che amo molto, che io mi ricordo andai al cinema, l'ho detto l'altra sera, chi mi vede magari mi sente ripetersi, era bellissimo quando... d'estate il cinema prima chiudeva in Italia. Ok, no? Ho già capito, aspetta, lo segno. No, non è La Casa dei Miracolpi, eh? Ah, no, allora no. No, è una roba con una canzone italiana, non c'è La Casa dei Miracolpi. No, lo dicevo l'altra sera, no, quando Mission Impossible 2 è il primo film che in Italia ha aperto il cinema d'estate, 7 luglio 2000, prima da giugno a settembre andavi al cinema all'aperto, dove c'era 2000 proprio, non andavi al cinema. Sì, 7 luglio 2000 me lo ricordo benissimo, perché era proprio sul poster. Visto due volte con mio padre, sì, è voglia. Sì, io l'ho visto proprio in un cinema pieno di Livorno e di luglio, che poi noi siamo sul mare, un miracolo del cinema pieno di luglio, però i primi anni non c'erano le uscite americane in contemporanea, perché se le tenevano tutte per la primavera o per l'autunno, quindi d'estate buttavano lì i titoli pagati poco, soprattutto horror, dove andavano i giovani. E io mi ricordo che una volta su due, il film era una merda, è proprio l'avanzo di magazzino. Entriamo a vedere sto film, dopo 5 minuti, nella prima scena, guardavo se ce l'ho qui, no, non ce l'ho qui, parte, sarà perché vediamo. Ti amo, dei ricchi e poveri, e io ho fatto, butta malissimo qui, perché si sono messi a comprare diritti per fare le azioni dei ricchi e poveri, con tutto il rispetto dei ricchi e poveri, insomma, sembrava combinarci poco, ed era Alta Tensione di Alexandra Ja. Mamma mia! Ecco, altro film, con un colpo di scena finale, che è una puttanata di proporzioni atomiche, ma un cazzo di senso. Una stronzata incredibile, ma funziona. Sì. Ma ha girato talmente bene che dice: ok, vaffanculo, vai. Ma c'è uno sterminio, in famiglia, che è l'incubo. In pratica è l'incubo di chi ha la casa isolata, cioè quello sterminio lì riprodotto. E io dico, qualcuno rivaluti il minimo positivo, anche il suo Piranha, che è un B-movie divertentissimo. Piranha, lo sai che non l'ho mai visto. Piranha è molto divertente, non l'ho mai visto il secondo io. No, forse l'ho visto, ma l'ho visto, scusami, ma è abbastanza dimenticabile. Il primo sempre di Aja. Aja purtroppo, a parte... il remake di Colina Noleocchi, che a me piace particolarmente,
Sì, ma non è male il remake della collina degli occhi. Ma a me è piaciuto anche l'ultimo film, Oxygen, mi è piaciuto. È di Ajahn, no? A me è piaciuto. Non l'ho ancora visto. Sempre Crawl c'era come Crawl, ecco, quello volevo dire. Crawl, anche quello di i due dimenticati sono Horns, quello con Daniel Radcliffe, se non sbaglio è suo, e che c'ha le corna Daniel Radcliffe, non in senso figurato, nel senso che c'ha le corna. Non, e poi anche le nuove vite di... no, non quello. E no, e poi ha fatto il primo film americano che fece, forse il secondo dopo Le Colline Hanno Gli Occhi, era Mirrors. Mirrors con Kiefer Sutherland, che io ero in piena scimmia di 24, andai esaltatissimo, il regista di Alta Tensione, Kiefer Sutherland invece era abbastanza bruttino. Io direi però di mettere la foto di un film che metterà d'accordo tutti prima del grande evento. Prima del gran finale. Questo... l'ultima cosa, anche due, certo. No, no, l'ultima, tanto. Ah, me la dico ora? Okay. Certo. No, volevo dire che se non è stato ancora... A parte mi ha rubato Travatar, giustamente, Jordan Peele... Fra gli ultimissimissimi usciti, io nei prossimi anni sarò un grosso... uno strenuo difensore del nuovo Candyman, che a me è piaciuto veramente tanto. Anche a me, bravo, giusto. Per quanto sia didascalico, per quanto sia un po'... Ne avevamo bisogno. Di un più che altro si incarta un po' nel finale. E nel no, finale per me è proprio un finale molto... anche ciò che vuol credo comunicare. Che sia un film intelligente per come è girato, per come è concepito, per come è adattato alla nostra generazione. Tutti si può essere Candyman, il messaggio che passa è che tutti si possa essere Candyman. Perché poi è un finale che non lo percepisci come forzato, perché io mi ricordo benissimo la reazione al cinema. Avviene quella svolta, non si dice proprio nei minuti finali, e io faccio... ah, ma allora è di questo che voleva parlare. Cioè, ma no, più stupore che, oddio, ma no, ho notato la forzatura marcata. No. Ed è quella sensazione lì che mi rimane. Lo difenderò veramente, anche perché io comunque non sapevo come si collocava nella mitologia della serie, pensavo fosse un remake. È un sequel. Io pensavo fosse semplicemente un remake. Anch'io lì. Insomma, ho trovato anche... È un'operazione coraggiosa, eh? La cosa bella è che è un sequel che, seppur utilizzi anche certi espedienti già visti a livello anche di critica nel primo film, però li rende moderni, perché alla fine sono temi dei tempi, ma che riflettono anche la società di oggi. Quindi... Ma poi la regia di Nia DaCosta, specialmente quella l'uccisione. Molto curioso di vederla in casa Marvel, perché dopo per me Captain Marvel è uno dei film peggiori dell'MCU, quindi sono curioso di vedere come se la cavi con il seguito. Sì. Per concludere il mio excursus, io ho bisogno di citare l'uomo che ormai non è più regista, è un genere, per me almeno da 7-8 anni a questa parte, il più grande regista, non voglio dire di horror, di genere, che ci abbiamo al mondo, io prendo l'azzardo, forse insieme a Jordan Peele, e di nome fa Mike e di cognome fa Flanagan, io proprio non... Però comunque, dopo cosa anche, possiamo... ora, prima del titolo, anche dopo la discussione sul film che arriverà, magari per concludere un po' più in pace, altri due titoli li buttiamo, e comunque... Sì, va bene. Per concludere, io credo che Midnight Mass, che per me è veramente la roba più bella che ho visto quest'anno al cinema e in TV, sinceramente, sia un punto di arrivo importante per Flanagan, perché anche quelli più scettici però davanti al Blumhouse hanno aperto gli occhi, hanno visto che c'è qualcos'altro oltre ai jumpscare. Le due stagioni delle House, Bly Manor e House, la seconda si vede che non l'ha diretta tutta lui, infatti alti e bassi, ma la prima è una serie straordinaria. Michele, cinema... ci facciamo odiare? Forse. Io lo metto. Ci stavo arrivando io. Io Dr. Sleep lo amo, ragazzi. Quindi la versione director scat di 3 ore me la rivedrei in loop. Allora, aspetta, siamo tutti tra i fan. Volevo arrivare dicendo, ha fatto film minori, Somnia, che forse andrebbe poi rivisto. Io è tanto che non lo riguardo, lo vidi al cinema quando uscì. Ma andrebbe un pochino ricollocato nella sua filmografia. Tra l'altro, sai che Somnia non è mai uscito negli Stati Uniti? Ascoltavo un'intervista l'altro giorno in un podcast di Flanagan, perché la Regency, che aveva i diritti, è andata tipo in bancarotta e non ha mai riacquistato. E lui ha detto che si è comprato 10 Blu-ray canadesi,
dove invece il film è uscito, così come praticamente nel resto del mondo. Ma in America non è mai uscito Somnia. E poi si chiama Before I Wake. Io lo vedo nominato Somnia, che è tratto da un suo cortometraggio. Sì. E lui ha sempre ha detto anche che per lui quello non è un horror, è il suo film più personale, è un dramma familiare, e che anche è Oculus. Stato azzoppato da quello che è il marketing, è vero. Oculus è il film che lo presenta, diciamo, in maniera più mainstream. Ouija, il secondo, è un sequel inaspettato, perché ha salvato tutto. Il secondo è un bel film. Ash, quello l'Home Invasion con la sua moglie. Bello, sì. L'ha girato di nascosto proprio mentre girava, non mi ricordo se Oculus o Somnia, così. Pensate. Perché ne ha parlato con la moglie, perché l'attrice che è protagonista spesso dei suoi film, incluso Midnight Mass, è sua moglie, gran bella donna fra l'altro, è bravissima attrice. Per rispondere a Winter Wolf, esiste la io la stima la, la certo versione esiste in italiano, però credo che sia solo in quattro. No, è in Blu-ray. C'è Winter Wolf. Cioè, non so se è fuori catalogo ora, perché purtroppo ormai con le stampe dopo un po' si va in difficoltà. Però penso io la Kate Siegel comunque la vedo come erede di Angelina Jolie, non so se è quel tipo di sì. Io quando ero ragazzetto leggevo Stephen King a nastro, ho sempre sognato di girare una versione del gioco di Gerald, perché sarebbe stato difficilissimo, e lui ci è riuscito in maniera geniale. Sì. E arriviamo a Doctor Sleep, che è uno dei film più belli degli ultimi 10 anni e uno dei più maltrattati, solo perché ormai il cinefilo arrabbiato c'è da dire che offende Kubrick, quando ma non lo offende, si potrebbe, c'è tanta gente che lo smerda Doctor Sleep più di quella che pensi, Paolo. Ma certo, ma lo saprò, la roba, ma anche dire... io ah scusami, no, pensavo la gente non smerda Doctor Sleep, no, potrebbe scrivere libri sull'intelligenza di scrittura e di concepimento di Doctor Sleep. È anche vero che è un po' lo spernacchia, ma non è lui Stephen King, che si sa ce l'ha un po' col buon Stanley, no? Poi Stephen King per la prima volta ha potuto vedere lo Shining, che avrebbe sempre voluto. È fondamentale, è un film che dal cortocircuito, dall'incontro scontro fra Flanagan, che è un grande regista, King, che è un grande scrittore, e Kubrick, che in passato ha tradito quella che era l'eredità artistica di King, crea qualcosa di completamente nuovo, anche di familiare. È un film bello da vedere, è commovente, è un grande horror, è un grande thriller. Ewan McGregor è meraviglioso tanto quanto Rebecca Ferguson. Poi c'è Jacob Tremblay, quel viso di merda che muore malissimo, perché io lo odio, quel bimbino di merda. È sempre bello vederlo morire male. E è un film incredibile che spero che con gli anni, come dicevamo l'altra sera, ogni tanto vuole un po' di distanza dalle cose, no? Ma poi per arrivare a dire che Doctor Sleep per me non è sembrato un seguito diretto di Shining, poi prelevato da Kubrick, ma mi sembrava una costola, cioè nato dalla costola di Ilhouse. Certo. Per farmi dire questo di Doctor Sleep vuol dire che la tua impronta l'hai lasciata. Poi è ovvio che lo sappiamo, Kubrick è uscito prima Ilhouse o Doctor Sleep? Forse prima Ilhouse, sì. Prima lo sappiamo, Shining è un capolavoro, nessuno dice niente, uno dei film più belli che siano mai stati fatti, però Doctor Sleep è proprio per me un omaggio, anche con quanto Stephen King potesse essere incazzato con la versione di Kubrick, però io quando conto che... Antonio Esposito, no, non c'è Anthony Mackie in Doctor Sleep, non c'è Anthony Mackie, però siamo sicuri che forse non intenda l'anziano reduce di guerra Carl Hambly, che è quello di Alias, che fa Halloran, sì, quello sì, che non mi intende quello. America, quello che fa anche la serie TV Falcon e Winter Soldier, che fa anche sì. Che fa anche l'attore che fa anche il padre di in Supergirl, quell'attore lì. Okay. Lui io lo Carl Hambly si chiama, io me lo ricordo dai tempi di Alias, la serie TV di J.J. Abrams. Lì fa Halloran, in effetti assomiglia parecchio a Scatman Crothers. Sì. Comunque in Doctor Sleep c'è il cameo del bambino di Shining. Sì, c'è Jake Lloyd nelle tribunette del baseball. Tribune, che figata, assolutamente. Ci sono anche belle cose di quel genere lì, sì. E poi rendiamoci conto che è un film fatto da uno che doveva districarsi tra il dover rendere omaggio, cioè dover non dover tradire troppo uno dei capolavori dell'horror, e dall'altro lato avere King che frignava dicendo che quel capolavoro in realtà è una merda, che mi spiace dirlo. Lui è riuscito a fare contento King, a omaggiare Kubrick e nel frattempo fare un film di Mike Flanagan. Se questo non è un regista, tra l'altro la versione estesa è bella strutturalmente perché c'è la divisione in capitoli, c'è un respiro un pochino più romanzesco, vuole dire, però alla fine non è che aggiunga più di tanto, già la versione cinematografica per me basta e avanza.
però insomma entrambe sono assolutamente valide. Viva Mike Flanagan, ci siamo, anche perché poi Anto deve uscire perché vivendo a Dubai è 2 ore avanti a noi, quindi la stanchezza... La settimana prossima saranno 3 ore avanti. Pensate. Le live ancora più tosse. Pensate. Direi che possiamo parlare di un film che è uscito la... ormai quanto è? Aspetta che forse la... Giulia devi staccare? No, no, nel senso anch'io sono... Ah, ok, siamo addirittura d'arrivo. Okay, allora perfetto, allora facciamo sì che questo film possa essere discusso ancora da tutti e poi ci avviciniamo ai saluti. Perché finali mi fate dire le parolacce? Che mi volevo trattenere per questa ecco live. Qua, Halloween Kills, David Gordon. Halloween Kills. Allora, da dove iniziare? Dovete sapere che c'è già una live dai miei amici di Quarta Parete dove Antonio e Michele hanno detto la loro. Io, se posso, vi dico che Halloween di Carpenter è inutile dirlo, sappiamo tutti essere un capolavoro, un film molto importante e che abbia avuto poi una saga che secondo me va sempre più a sprofondare. Io salvo il 2 perché mi diverto con Michael in ospedale, il 3 è un onestissimo B-movie secondo me validissimo da recuperare, che viene troppo criticato senza motivo, poi tutto il resto fino ad arrivare a Zombie è pessimo, cioè la saga di Halloween è veramente pessima. Zombie ha fatto 2 film splendidi. L'Halloween del 2018 di David Gordon Green, che tanti detestano, anche a Michele sono non essere piaciuto, io invece l'avevo apprezzato molto per vari motivi, però siamo arrivati a questo sequel, a questo Halloween Kills presentato fuori concorso a Venezia. Questo intermezzo, io poi erroneamente nella recensione dissi che era stato girato insieme ad Halloween Ends, invece poi questa cosa, grazie alla live che avete fatto su Quarta Parete, ho scoperto non essere andata in porto, quindi lo dovranno ancora girare Halloween Ends. Però vi posso dire che al netto magari di qualche sbavatura che può avere per certi omicidi, perché a volte sono veramente stupide le persone, questo non lo metto in dubbio, è un film che mi ha letteralmente stupito per la ferocia politica presente, essendo una pellicola mainstream. Cioè il fatto, e qua spoileriamo, quindi c'è chi va a dormire, c'è chi va a studiare, ciao Vittorio, nel caso non l'aveste visto sappiamo che spoileriamo, cioè già il fatto che intanto con 2 anni di anticipo si profetizzi l'attacco al Campidoglio con delle scene che proprio ricordino proprio puntualmente ciò che è accaduto, ma poi il vedere la folla disposta a trovare il capro espiatorio pur di porre fine ai propri dilemmi interiori, perché è un popolo che ha paura, che segue magari il leader che parla di pancia, cioè un attacco anche all'America trumpiana. Io questa cosa, che per molti è didascalica, poi faremo parlare anche Anto, io l'ho veramente apprezzata perché non me l'aspettavo in un film commerciale. Non metto in dubbio che anche altre saghe, io parlavo col carissimo Adriano qualche giorno fa, che fa Paolo, tu dici Halloween Kills, però come si chiama? La saga di... quella dove si può ammazzare tutti, come The si Purge. Chiama? Anche lì io The quella Purge non l'ho vista, quindi sono stato zitto. Però ecco, per me il quinto... ho visto solo il primo. Purtroppo... Io lo dico, il quinto, secondo me il più bello, è quello, il vero film che ha profetizzato il Campidoglio. Cioè quello letteralmente è uscito però dopo, però guarda che... Però oltre all'aspetto politico, io Halloween Kills lo salvo proprio perché... Ma il quinto è quello dei messicani? Sì, il quinto è quello dove c'è praticamente anche lì la frontiera. Sì, l'ultimo. Dicevo, io lo salvo molto il nostro Halloween Kills, anche perché si onora lo spirito di Carpenter, cioè Michael Myers è il male in quanto tale non muore, e la scena che può sembrare esagerata sul finale, di tutti che provano ad ucciderlo facendo capire che tanto anche la giustizia sommaria e privata non porti a niente, lui che si rialza e gli sgozza, comincia a ucciderli tutti, è tanta, infatti sono curioso di vedere cosa abbiano in mente per Halloween Ends, dopo possiamo parlare secondo noi ciò che può accadere, quale sarà il gran finale, ecco questa live la concluderei con secondo voi come si conclude Halloween Ends, perché veramente, però secondo me al netto dei suoi difetti è un signor film, un bellissimo film mainstream. Michele, so che mi appoggia, però aggiungi pure, poi diamo la parola al nostro Anto. Devo partire io? Vai Anto, facciamo andare Anto, vai. Anto, vabbè. Allora, 2018, la versione 2018 è più diretta, essenziale, va dritta al punto, bisogna rifare, bisogna ricoprire le orme di Carpenter e riusciamo a dare anche una rivisitazione che sia...
massiccia muscolare del confronto Jamie Curtis e Michael Myers, perché si tifava per quella parte e poi avviene, si ritaglia tutto il suo spazio nel terzo atto con un buon 15 anche 20 minuti, buttiamola lì, con la casa che va a fuoco, scenograficamente potente, mi è piaciuto proprio come è messo in scena, va bene come rivisitazione. Trilogia, chissà cosa ci puoi tirar fuori come trilogia. David Gordon Green assieme a Danny McBride alla scrittura, che hanno lavorato insieme a Yorainis, a Strafumati, a tutta una serie di commedie, lo Spaventapassere di Jonah Hill. Allora, quindi questa impronta si è notata chiaramente poi in Halloween Kills, quando vuoi ritagliarti i siparietti comici per delle vittime che le vuoi ridicolizzare, e fin qua ci siamo, perché appunto vittime del sistema trampiano, allora ridicolizziamo queste figure che però devono essere protagonisti e quindi devono ricoprire il ruolo che era di Jamie Lee Curtis, li vuoi piazzare in primo piano e tu spettatore sei portato a non so, devi provare a tifare per loro, a seguirli, ma dove vanno a parare? E c'è un montaggio che è molto frammentato, sconclusionato, con tre macro trame che si devono intersecare e intrecciare, per poi arrivare, insomma, c'è la carica politica che deve essere tutta riservata al finale, che deve essere d'impatto potente, però intanto devi indirizzarti a un pubblico che vuole il body count, deve aumentare di numero, e quindi le uccisioni splatter molto esplicite, molto brutali, di un Michael Myers che ormai è indistruttibile, inafferrabile, e quindi questa reincarnazione del male si ripresenta, però con, insomma, c'è un miscuglio di tutto, di tutto e di più, e non l'ho digerito. È proprio un carico di roba che si annulla poi su se stesso, si annulla, si aggroviglia e si annulla, perché poi stendi delle basi di Ends che non si rifanno più a Kills, perché hai voluto in pratica compiere una digressione, hai voluto quindi inserire sotto traccia politica. Con Ends sicuramente si ritornerà ai binari del 2018, perché è Jamie Lee Curtis, dove la metti? Con un altro confronto diretto con Michael Myers, mi sa che sarà così, è solo che come operazione poi nell'insieme, nel complesso, tenendo in considerazione i tre film, non ci trovo, è proprio discontinuo, so già come va a finire secondo me, e con Ends devono dare il tutto e per tutto per riuscire a convincermi, perché adesso siamo a due film completamente opposti come ricezione da parte mia. Quindi, Io non questa... metto in dubbio che Ends, se Michael Myers andrà incontro alla morte, potrebbe deludermi. Cioè, io non deve morire Michael, specialmente... Sapete, poi faccio parlare anche Michele, cosa vorrei io dal finale di Halloween Ends? A me piacerebbe tantissimo che magari il corpo venisse anche distrutto, perché l'involucro si può distruggere, ma lo spirito no. E quindi immaginatevi l'ultima scena di Halloween Ends... L'ultima scena di Halloween Ends con un piano sequenza che ricordi l'inizio dell'Halloween di Carpenter, con un altro bambino che è pronto ad uccidere la sua famiglia. E il film si conclude perché il male passa di corpo in corpo, distruggi l'involucro, ok, non c'è più Michael Myers, c'è Pinco Pallino, ma il male passa altrove, perché il male non può morire. E se mi chiudessero il ciclo con la stessa scena dell'inizio di Carpenter, io applaudirei. Se invece mi fanno morire Michael Myers e quindi il bene vince, dico no. Perché io sono uno dei pochi... Pensate voi, io guardavo la live su Quarta Parete con Andrea che criticava la scena in Halloween del 2018 di Michael che non uccide il neonato, che per me è bellissima, perché il neonato è sinonimo della purezza, e quindi c'è il male che di fronte alla purezza non può fare niente, e la purezza la trovi solo in un neonato. Quindi secondo me quella scena andrebbe molto rivalutata. O mi fanno capire che ci può essere una purezza, ma non può essere un neonato ad uccidere Michael, oppure il male non può morire. Deve sempre coesistere. Preferisco mi facciano morire Jamie Lee Curtis, però anche lei, se deve essere l'emblema del bene, non lo so. Però ecco, può essere che in realtà Halloween Kills ci abbia già spoilerato in finale, perché lei dice moriamo entrambi, e secondo me allora sicuramente Michael morirà dopo che gli avranno distrutto la maschera, e lui, prima che muoia, vedremo il suo volto per bene. Jamie Lee Curtis fa la fine di Han Solo, mettiamola così. Voglio morire. Sì, però comunque allora mi fai morire Michael, ma fammi capire che il male c'è ancora. Per questo dicevo, me lo richiudi con il male che passa in un altro corpo. Però allora io in realtà punterei, ma non penso lo faranno, sul fatto che sembri che
Lori si sacrifichi per salvare la nipote, invece alla fine la nipote a morire per salvare la nonna, e quindi ci sarebbe questo finale che apparentemente sarebbe positivo perché Lori è viva, ma in realtà ci sarebbe l'amarezza nel renderti conto che, siccome sono morte, è già morta sua figlia, adesso morirà sua nipote, in realtà Lori ha perso sopravvivendo. Perché qui in realtà faccio spoiler su un altro film, innanzitutto perché dico che Michael morirà, perché se spoiler su un film che è uscito da poco, vabbè, no, non posso non dirlo, se abbiamo ucciso James Bond possiamo uccidere anche Michael, cioè, io lo dico, sì, però James Bond non è l'incarnazione del male, cioè se qua no, mi fai però, però James Bond era l'incarnazione dell'eroe bloccato in un loop cioè in un limbo temporale inscalfibile, indistruttibile, immortale, e ucciderlo è una cosa che ha sconvolto molti. Solo però è sempre che... un essere umano, capito? Qua parte... dopo il finale di Kills, a parte il fatto che hai fatto il Bond più umano possibile, me l'hai ucciso nel modo più plateale del mondo, vai anche un pochino a cagare, però vabbè, mi sono già sfogato su quello. Il punto qual è? È che anche lì Bond, anche qui scusate l'altro spoiler, è morto, ma c'è sua figlia che porta avanti la sua stirpe. Se invece fosse, si salva lei, ma gli muore la famiglia, ma gli muoiono i discendenti, lì sarebbe un colpaccio. Perché comunque se guardate anche gli Star Wars, gli ultimi disneyani, sia Rogue One che la trilogia sequel, concettualmente parlavano di persone che muoiono lasciando ad altri il compito di andare avanti. Se invece fosse che l'eroe si salva, ma perdendo tutti i suoi discendenti, in realtà è stata una sconfitta maggiore, secondo me sarebbe bello. Secondo me però non lo faranno. Secondo me però non lo faranno, sarà Lori a uccidersi con Michael in una cosa che ricorderà anche uno dei Nightmare, e non dico quale. O quel... un Alien 3, o il finale di Alien 3. Volete sapere, però... qual è l'horror, volete sapere qual è l'horror più potente degli ultimi 15 anni? È una quello in cui Giulia Calvani non aveva visto No Time to Die, e anche se non lo guarda ormai è lo stesso. Scusatemi, e potevi dirmelo Giulia però. Ma te però posso dire, non avrei mai immaginato che dicesse una cosa del genere, quindi ah, è vero, è vero che dopo un mese il muro dello spoiler è crollato, no, scusate. Infatti Giacomo Dell'Amico dice: ma l'unica donna del gruppo non parla mai, ora ci dirà la sua su Halloween Kills e tirerà fuori la cattiveria contro Travatar. Stavo parlando di me. No, allora beh, a parte che ho parlato molto nella prima live, quindi giustamente ho lasciato spazio anche a Michele che era arrivato più tardi. Io su Halloween Kills devo dire che Michele mi ha odiato a Venezia proprio per il fatto che io sono arrivata stanchissima alla visione di Halloween Kills. Vedevamo veramente 4 film al giorno, alcuni erano polacchi, ucraini, duravano 4 ore, quindi diciamo la prima esperienza è stata soprattutto nella seconda settimana devastante, perché alla fine non mi reggevano più le palpebre, ero stanchissima e quindi non me lo sono goduto come avrei voluto. Pensandoci dopo, nel senso avendo poi anche modo di interfacciarmi con le riflessioni che ho visto poi nel corso degli ultimi giorni dopo l'uscita al cinema, è venuta voglia di rivederlo, perché effettivamente mi sono aggrappata con tutta me stessa alle cose che mi erano piaciute del film, insomma la parte che ero riuscita a vedere senza sospirare. Io credo che molto del successo di Halloween Kills sia proprio il fatto che comunque ti dà una dimensione molto più umana e clamorosa dell'America, cioè questa sorta di volto provinciale degli Stati Uniti che, come diceva il buon Michele, a Venezia procedono per slogan, che devono aggrapparsi tutti quanti a una paura da fronteggiare, come se fosse un minimo comune denominatore, e devono fronteggiare tutti quanti questa orrenda minaccia che li debilita da anni. E l'unico modo che c'è di reagire a quello che loro hanno davanti è proprio questa risposta violenta, sistemica, sistematica, corale, ecco, che attraversa tutta la narrazione. E quello che io non ho apprezzato invece è proprio il fatto che non ci sia molto dinamismo nella sceneggiatura, cioè non mi sono affezionata a nessun dialogo di nessun protagonista, neanche quello finale di Lori. Proprio per il fatto che secondo me è una sceneggiatura molto... Sembrava improvvisata al momento. No, più che altro non neanche di didascalica, proprio sempliciotta, cioè che nonostante l'intento fosse quello proprio di rappresentare il fatto che queste persone riescono a pensare solamente per frasi fatte, diciamo degnamente eredi di quello che è stato il fenomeno trumpiano in America, però mi è mancato proprio il dialogo, mi
molto mancati i rapporti tra i personaggi, è tutto molto sotteso, quindi forse in fase di visione questa cosa l'ho subita un pochino, l'ho patita. E quello che invece ho apprezzato è il personaggio di Michael Myers, cioè nonostante sia un film di mezzo che dovrebbe fungere appunto da raccordo tra quello del 2018 e quello finale, lo scontro finale, io ho visto un personaggio che comunque mi ha riportato molto alle atmosfere del 78, quindi questo male atavico che ritorna in questo personaggio estremamente violento, che comunque in ogni caso apre, no, a un tipo di indagine psicologica e drammatica che riporta, diciamo, al primo capitolo. Secondo me ha degli elementi che mi hanno fatto sussultare poi dopo in fase di rielaborazione, però quando stavo seduta lì sulla poltrona l'ho trovato estremamente pesante e quindi vorrei rivederlo, perché credo che abbia delle celle importanti da rivedere in seguito, però più di questo non mi sento di dire, perché andrei contro la natura della prima visione che non mi è entusiasmata. Invece i commenti, diciamo, tutte le impressioni che ho visto nel corso dell'ultima settimana, che invece mi hanno portato a vederla da un punto di vista differente. Direi che quindi dobbiamo ascoltare il nostro Michele, che invece mi darà man forte. Piccola cosa, mi scrivono in chat: potevi dire spoiler su James Bond, c'è un problema. Se stiamo parlando della possibilità di uccidere un personaggio, io dico spoiler su Bond, è già uno spoiler di suo. È già uno spoiler di suo, purtroppo, esatto, non era, esatto. Era inevitabile, cioè è ovvio che volessi dire quello. Paolo, scusami, sì. Qua si è fatto un po' l'una e mezza e volevo intervenire con poi dei titoli altri. Ma sentiamo i titoli di Antonio e poi vai, facciamo finire Antonio e poi, sì, poi già, sento un po' Michele, così sì, almeno ok, recapisco. Vai, buttali lì. Allora, avevo tre titoli che sono: attenzione, tenete in considerazione la carriera di Craig Zoller come regista, il suo esordio Bone Tomahawk. Com'è che si scrive questo qua? Craig Zahn, Bone Tomahawk, Drag the Cross Concrete e Brawl in Sub-Lock. Brawl. Vabbè, Bone Tomahawk si può rimediare su Prime Video e con Kurt Russell. Kurt Russell e Matthew Fox. Non l'hai visto questi film? Sei un figlio di Satana. Bone Tomahawk, non ti giuro, ho sentito dire per la prima volta. Lo giuro. So, attenzione. Attenzione, poi un altro film, Under the Shadow, reperibile su Netflix. Bello. Under the Shadow, attenzione. Bello. Perché io avevo fatto una live 2 settimane fa sui 100 titoli più quotati secondo Rotten Tomatoes. Under the Shadow ha i 100 titoli dei film 2010-2020 del decennio horror. Under the Shadow è primo su Rotten Tomatoes, con un 99% di recensioni entusiasti, oltre 200 recensioni. Cioè, Under the Shadow, sono rimasto scioccato proprio dalla ricezione dall'America, però attenzione, da rimediare su Netflix. E poi l'ultimo è The Eyes of My Mother di Nicolas Pesce, che allora Nicolas Pesce quello che ha fatto The Grudge. Che per me tra tutti i remake robe brutte uscite non era neanche malato. Non l'ho visto Grudge. Però attenzione, l'ultimo. Parte la seconda parte, troppi jumpscare, devo dire in certi momenti mi è piaciuto a me il degrado di Pesce. Però avevo sentito parlare bene Eyes of My Mother. L'ultimo che è andato a Venezia 75, ma quello di Zeller? Mi dicono nei commenti, no. Io ho visto Brawl in Cell Block 99 e Drag the Cross Concrete 2 anni consecutivi. Drag the Cross Concrete è arrivato a Venezia 75, l'ho visto lì. No, dopo. Scusami, quest'anno era 78. 77, sì. 75 era Brawl, 76 era Dragged. Sì. No, secondo me era 75, perché ricordo che era la volta che ero stato. Se quest'anno era 78, non era l'anno scorso, quindi 77. 76 c'era Dragged e 75 c'era Brawl. Sono 2 anni consecutivi. È venuto Zeiler. Che lavorone. Se mi io Brawl. Sono entrato in sala, era tipo alle 2 del pomeriggio in una saletta, sala giardino lì a Venezia, sapevo solo che era un film con Vince Vaughn che picchiava gente, rimasi letteralmente sconvolto. Cioè, però era 75 Dragged, ho anche guardato. Tra l'altro, Craig guarda là, guarda là. È un gran fascistone, però è simpatico. E quindi mi butti il pesce, caro Antonio. Sì, The Eyes of My Mother, Under the Shadow, esatto, Dubai e poi figli il pesce, esatto, proprio esatto. Il toscano che prende il sopravvento. E quindi hai un altro titolo oppure sentiamo l'ammiraglio Miki?
altro titolo, ne avevo tirati fuori tre, Revenge di Coralie Fargeat, che non l'hanno citato. Assolutamente sì, Revenge manifesto, manifesto, cioè. Revenge è veramente un film che ha saputo stupirmi, una grandissima Matilda Lutz. Che, cioè, a differenza di Halloween Kills, quello verrà rivalutato fra 30 anni, Revenge, ve lo dico. Ma io è abbastanza dimenticabile, Revenge, devo essere sincero. No, per me no, per me è dimenticabile. So che Antonio è piaciuto tanto, però se devo parlare di film con Matilda Lutz, a Classic Horror Story, per me è molto peggio di Revenge. Vabbè, grazie. Il confronto. Rings con la stessa Matilda Lutz. Rings 3. Il terzo, che quando lo vedi allora, mi piacque anche da prendermi a capate nel perineo, davvero. Però Revenge era un qualcosa di... Io quando lo vedi si caspita, eccolo qua, con la Matildona Lutz nazionale. Sì. Ma io devo andare a ruota libera, cioè Mandy con Nicolas Cage, Mandy mi manca, e sono quelli con Nicolas Cage ultimi, no, quelli con Nicolas Cage non ne ho visti uno degli ultimi. È un horror Mandy? Cosa possiamo dire? È Viaggio psichedelico. Color Out of Space è più horror, che adoro. Ecco, sì, l'avevano citato dalla chat. Su questo Winter Wolf è uno dei film più brutti mai che visto. Proprio mente umana possa concepire. Su questo... Ma secondo me è uno dei film più spaventosi. Una volta che mi dicono Jack in the Box, io... Mamma mia. Vabbè. Però io vorrei sapere, io sono troppo curioso di sapere, Michele, poi chiudiamo. Cioè, cosa ne pensi? Se Antonio finisce, se hai altri film, ormai... Se hai altri film, vai. Però no, è la miseria. Ok, ci abbiamo, l'avevo recuperato al Milano Film Festival del 2019, Swallow con Halle Bennett, Swallow, mamma mia, che ingoia la roba, devastante. Che non riesco a vedere. Sì, quella della nostra Halle Bennett che si ingoia qualsiasi cosa, come fobia, come malattia cronica. C'è un DVD. Ok. C'è il DVD. Probabilmente in DVD ci dovrebbe essere. E ma poi sì, ma sai quanti titoli ci verranno in mente dopo che è finita questa live? Poi abbiamo Creep 1 e 2, che secondo me accoppiate è fenomenale, come Creep 1 e 2 di vedere il regista del C'è qualcuno in casa tua, però prima aveva fatto titoli appunto un po' più validi. No, il Creep è del regista di C'è qualcuno in casa tua? Yes. C'è qualcuno in casa tua è orribile, mamma mia. Sì. E poi, vabbè, menzione speciale che mi rimarrà sempre nel cuore, in VHS 2 l'horror antologico Il frangente di Gareth Evans, l'ha detta lì due ore per capire cosa fosse VHS. Qual è quello? Ma di uno VHS e due ore cercavo di capire cosa voleva dire. Io vai al CES, però Gareth Evans, se vuole, quello dell'ospedale. Sì, Safe Haven. Quello della setta. È il miglior spezzone VHS da inserire assolutamente tra i migliori film. E poi c'ha la versione, diciamo, lungometraggio nel film, come si chiama, The Sacrament? Di Gareth Evans? No, fondamentalmente è lo stesso sì, Ty West aveva fatto The Sacrament. Ty West, anche quello regista da tenere in considerazione. No, ha fatto mi pare che fosse The Ritual quello che dici tu, Michele, forse. The Ritual, scusami, hai ragione. The Ritual è quello di Netflix, niente di che. No. Ecco, invece, piccola parentesi, se volete vedere un horror interessante su Netflix degli ultimi anni, io consiglio Nell'erba alta, tratto da Stephen King. Mi manca di Vincenzo Natali, quello è fine, secondo me. Mi manca. Sì, scusami, The Ritual è quello del coso con Rafe Spall. Ok, è quello del cervo di legno, giusto? Del mostro. Okay, no, che non ho ancora visto, non lo so. Che creatura dovrà comparire, non lo so. Niente di che. Quello di Sacrament, credo. The Sacrament è quello che si rifà alla storia che c'è anche in VHS, sì. È quello della setta in Africa, la storia vera degli anni 70. Sì, The Sacrament. Buono, non lo so. Poi c'è, un altro, Spring, dai registi di Endless. Avevano cominciato bene, poi però a scemare nel corso della loro carriera. Poi Tigers Are Not Afraid della Midnight, di Sa Lopez. Siamo partiti, li avevo visti tutti, ora ci butta dentro... E poi era uscito tra marzo e aprile di quest'anno Saint Maud. Che cacchio. Bellissimo.
Senti, Maud, per forza. La Steelbook. Dai, sì. Ho dovuto comprare la Steelbook perché qui tanto... Sì. Rose Glass, un'altra che assieme alla Ducournau e Coralie Farjat, vediamo cosa fanno, però... Pazzi. Man in the Dark è stato detto? Sì, ne abbiamo parlato prima. Ne abbiamo parlato prima, però io voglio sapere la risposta di Michele, perché Dai. Al volo io cito, visto che ormai il regista è diventato una superstar, uno dei remake più riusciti di sempre, che è il remake di Lasciami Entrare di Matt Reeves, che del 2010 rientra, che è un non al pari dell'originale, però. Story. E del 2009, me lo passi lo stesso, The Loved Ones, con l'australiano che è tremendo, è veramente un film. Vabbè, ma poi non siamo andati sul classico, ma ci sarebbe The Conjuring. Il successivo di David Scandi, non avevi detto niente. No, David Scandi non mi piace. Okay, Scandi è allucinante. Non è abbastanza, però The Conjuring, James Wan e Insidious. Vincenzo Natali è il regista di Cube e Splice, visto che lo chiedono, sì, proprio. Sì. Allora, l'ho detto come qualcuno. Allora, ha già detto tutto Giulia. Io ho visto il film a Venezia il giorno dopo di lei, perché la mattina in questione dovevo scegliere fra vedere Freaks Out subito e Halloween. Io ora mi ripeterò un po', mi perdonerà Anto che ha già sentito tutta sta roba l'altra sera altrove. Io di solito a agosto, ormai qualche anno da quando vado a Venezia, che faccio i ripassoni o recupero i film di registi che sono presenti alla mostra in concorso o meno, che magari non conosco, riguardo film che sono collegati in qualche modo alla roba che devo vedere. Io, se c'è una cosa che quest'anno proprio non ho avuto mai voglia, e infatti non l'ho fatta, era di rivedere l'Halloween del 2018 di Gordon Green, che proprio non mi aveva detto un cazzo. Quindi fondamentalmente quella mattina lì, nella prima proiezione stampa di Halloween, dovevo scegliere fra vedere subito quello o subito Freaks Out, e ho deciso per Freaks Out, anche per un discorso comunque di hype condiviso, che poi, vabbè, ne parleremo settimana prossima. Vado a vedere il giorno dopo Halloween, tra l'altro in pala biennale, quindi un po' fuori da quello che è il mio festival. Avatar conosce bene il pala biennale, mi sembra. Primo anno, me lo sono fatto tutto nel 74, tutto il pala biennale. Diciamo che il pala biennale è un po' quello delle visioni per il pubblico, comunque per gli accrediti verdi, almeno da quando è diventata una follia andare a Venezia. Comunque l'ho visto praticamente solo come un cane, perché ok che eravamo comunque distanziati anche nelle proiezioni in cui c'era Giulia piuttosto che Leonardo, piuttosto che le altre decine di persone che ormai conosco quando vado al festival, proprio lì ero solo, c'era poca gente già di suo che aveva già fatto due o tre passaggi, e quindi io mi siedo anche un po' controvoglia, perché da solo non puoi parlare con nessuno all'uscita, il primo film non mi aveva detto niente, cioè era una riproposizione col bonus che tornava Jamie Lee Curtis, e io a metà film ero veramente con la bocca aperta, perché non mi aspettavo un film così. E non sto a ripetere la sfacciataggine di parlare dell'America di Trump in maniera così forte in un film della Universal che fa parte di una saga ormai decennale, multidecennale, che aveva ormai poco da dire fondamentalmente, soprattutto in questa cosa qua. Non mi fermo lì. Anche stasera si è fatto parola della sceneggiatura del film. Allora, l'altra sera ho azzannato un po' alla gola gli altri ragazzi con cui ne parlavamo e ho lanciato lì una provocazione. Qualcuno l'ha definito didascalico, qualcuno l'ha definito stupido, qualcuno l'ha definito scritto male, e allora ho dovuto tirare la bomba, perché poi un po' la provocazione serve. Io ovviamente non metto questo film nella classe dei titoli che sto per citare, ma visto che noi amiamo quel cinema lì, siamo davvero sicuri che La casa di Raimi fosse scritto bene? Che Dawn of the Dead di Romero avesse una sceneggiatura scritta da Aaron Sorkin? No, erano film di serie B, sfacciatamente tali, che veicolavano attraverso una visione forte da parte del regista, e anche qui sottolineo, David Gordon Green non è un grande regista, però ogni tanto c'è anche il culo nella storia del cinema, tutto va bene e riesce a azzeccare qualcosa, che ripeto, non è che dico che David Gordon Green è il nuovo George Romero, ci mancherebbe altro, però se no si entra nell'errore di dire che un certo tipo di discorsi li possono fare solo i nomi, li possono fare solo Jordan Peele, li possono fare solo John Carpenter, li possono fare Romero. Io credo che solo l'idea di presentare questo tipo di ragionamento, di far incarnare a Michael Myers nel 2021
l'anima nera degli Stati Uniti all'epoca di Trump ha del miracoloso in un film che comunque è fatto per sbancare al botteghino e sfruttare un franchise vecchio come il cucco. Poi Giulia ha parlato giustamente che non le è rimasto impresso nessun personaggio, nessun dialogo, non si è affezionata, e dico lì, meno male, perché se c'è una cosa che funziona in questo film, anche altre sera l'hanno criticata, questa cosa è che sono tutti dei deficienti. Sì, in primis Tommy, anche che con tutto il bene tutti, tu vuoi a Tommy, tu lo rivedi. L'America anche i liberali di sinistra americani, che pensano che Twitter sia la vita reale, sono dei deficienti. Cioè, voglia di dire che Lady Gaga ha passato un mese a far votare Biden e che quindi è impegnata politicamente, è semplicemente una white privilege, come si suol dire, che pensa di fare la cosa giusta, ma alla fine fa solo retorica dalla tua torre d'avorio, fondamentalmente. E anzi, torno su un concetto. Prima citavi Jamie Lee Curtis, dovrebbe essere buona. Per me col cazzo che è buona. Antonio l'altra sera rifletteva sul fatto che l'aveva infastidito la cornice amorosa fra lei e il poliziotto ferito. Quella per me non è una cornice amorosa forzata tra due vecchi, che di vecchi ormai si parla. Se tu guardi bene, l'unica cosa che in Halloween Kills entra dal primo Halloween del 2018 è la figura di Lori, che veniva completamente stravolta e che va rivista anche alla luce di questo secondo film, perché alla fine è la trampiana per eccellenza, è quella che, Dio buono, c'ha anche le sue motivazioni, come magari può avercela una quando ha ammazzato il marito per strada con una pistolettata, però di fatto è una donna completamente militarizzata che vive in casa, ossessionata dalla paura dell'esterno, e che rappresenta in tutto e per tutto la mentalità chiusa dell'America di provincia trampiana. Quindi io mi porto dietro quello, non ho ancora avuto voglia di rivederlo, lo rivedrò nelle prossime settimane, però c'ho poco tempo libero in questi giorni, sinceramente. Però l'unica cosa che mi porto dietro al primo film a questo punto è quello, e il poliziotto che sembra il buonino, di fatto nella bellissima prima sequenza flashback, che è girata anche in maniera un po' feticista, no? Con le focali, anni 70, con la luce sfocata, con i contorni sfocati, con dei bei volti, con dei bei momenti, c'è il ritorno di Loomis in maniera incredibile per quanto riguarda i trucchi del cinema. Non è solo un espediente per ricollegare la storia di questo film al primo film, facendo la sequenzina dopo la fine di Halloween, ma ti fa vedere anche una cosa, che quello che dovrebbe essere uno dei buoni del film, di fatto il poliziotto, è quello che compie il peccato originale, quello di coprire l'omicidio del suo collega, invece di fare la cosa giusta, sottolineando una cosa che sì, si sta parlando dell'America di Trump, ma di fatto sono dinamiche sociali, dinamiche umane che sono sempre esistite. Ci vuole un attimo a cedere alla debolezza e a pararsi il culo e non accettare il fatto che Michael Myers di fatto è ancora vivo e comunque a piede libero per colpa di una tua debolezza umana. Quindi io, quei due vecchi che cercano un pochino di fare i grilli parlanti della situazione, semplicemente dico vecchi per sottolineare il concetto, quelli che dicono che si stava meglio quando si stava peggio, ma di fatto è la stessa solfa. Quindi anche lì, secondo me, nell'essere gloriosamente imperfetto, perché come ho detto prima, tutti i film a cui comunque di cui Halloween fa parte, sono pochi, potrei dire La cosa di John Carpenter è un film scritto in maniera perfetta. Halloween, ma perché è talmente essenziale che è quasi basato su un canovaccio che la regia esalta al massimo. Se uno guarda i film di Romero, ripeto, io tanti anni fa qui a Livorno a un festival, Dardano Sacchetti, che ha scritto alcuni dei gialli più belli della storia del cinema italiano, tra cui Il gatto a nove code, con tanta roba di Lucio Fulci, disse: io l'ho conosciuto Romero, e io prima che Dario Argento montasse con la musica dei Goblin Zombie, ho visto la sua versione da 3 ore ed era da spararsi nelle palle, perché lui era uno che veniva dalla scuola delle telenovela in Messico e non aveva il senso del ritmo. C'è mica niente di male a dirlo. Romero era un artigiano che poi è diventato un maestro, perché nelle sue storie riusciva a veicolare con una lucidità intellettuale incredibile dei messaggi. Anche lì, se parliamo di didascalismo, in Zombie di Romero il contenuto del consumismo è veicolato da una battuta di un personaggio che ti dice per filo e per segno quello che sta succedendo quando c'è gli zombie alle porte. Non c'è niente di male. Sono film che sono rimasti perché devono parlare ai ragazzetti di 14 anni che si stanno appassionando al genere, tanto quanto al sessantenne che conosce per filo e per segno le regole del genere. È quello anche il bello dell'horror, che è universale, che deve parlare a tutti. Quindi proprio perché sì, no, è un modo di veicolare un messaggio che magari altrimenti non, al quale magari non penserebbe in nessun modo. Scusa, Anto, dimmi.
proprio perché si deve avvicinare a un pubblico di giovanissimi, giovanissimi con, ormai siamo nel 2021, quindi i gusti sono un po' più ricercati, anche se si parla sempre di platea ignorante di fronte alla materia, quando secondo me i gusti sono ancora più ricercati, secondo me. In una saga come Halloween e in un Kills, in un Halloween Kills che viene promosso come il capitolo dal più alto body count, come deve essere la ricezione del pubblico? È un ok, allora faccio vedere di che pasta si è fatto David Gordon Green e chissà quale mattanza. Questo come desiderio del pubblico. È andato bene, allora ragionando in termini di incassi, è andato bene nelle prime due settimane perché era un film atteso dal 2018, quindi era palese, cioè il successo è quello, è dovuto a quello, all'attesa. Il passaparola è negativo, cioè perché allora appunto ragionando senza le varie sfumature sottotesti, perché dal punto di vista del pubblico vedono una manciata di deficienti appunto con la quale non puoi empatizzare, che muoiono male e il pubblico questo lo nota, si sente spaesato e alla fine come lo deve considerare un film? Sì, è un film di transizione che però non porta a niente e vedremo con Enzo come andrà a finire. Io anche in termini commerciali intendo, se c'è una cosa che non ho fatto guardando questo film, un po' perché non mi era piaciuto quello prima, soprattutto perché, ripeto, non è che sto a pensare mentre guardo il film a quello che c'è da venire dopo, ho pensato in tutti i modi tranne che un capitolo di mezzo. Per me è un film di Halloween, poi è vero, fa parte di una trilogia, ma come il primo appunto non mi ha detto niente, questo mi ha detto così tanto. Io non sono uno di quelli. L'altro ieri riflettevo sul fatto che ormai la gente va in sala, ha visto, proprio perché siamo nel 2021, 40 trailer, 60 dietro le quinte, 18.000 foto dal set, e tutti si sono già fatti, in base a quello che sentono sul canale YouTube che seguono, piuttosto quelli che fanno le analisi delle sceneggiature, perché ormai sono tutti maestri di sceneggiatura nel mondo, sanno tutti scrivere, poi si vede bene i cortometraggi e i film che fanno ai festival come sono belli, ormai si entra in sala e si ha già un'idea del film che si vuole vedere. Se il film non è così, fa cacare. Io non ho detto che parlerà per tutti, senza ricordiamoci anche un'altra cosa, che buona parte di questi film che ho citato, che ora sono tra classici, amati da tutti, Halloween Kills non lo sarà, chi lo sa, quando sono usciti o sono stati dei flop o erano amati dal pubblico, ma aggiungo anche, Michele, che se oggi uscissero dei film che ora consideriamo capolavori come Halloween, Nightmare, è quello. Certo, cioè è la cosa su... poi... ormai c'è una sovrastruttura ne parlavamo ieri, Paolo, da Matioschi, ormai tu entri in sala, c'è già una sovrastruttura di pensiero preimpostata in cui tu vuoi vedere un certo tipo di film. Il 99%, ripeto, non degli adulti, dei ragazzi che vanno a vedere Halloween vogliono solo vedere il casino, fare gli scemi, tirarsi popcorn, non perché sono stupidi, perché sono le dinamiche che, almeno che uno non è appassionato come lo eravamo noi, va lì e si vuole divertire. Non si mette a pensare all'America di Trump, io questo lo capisco benissimo. Ma infatti in tantissimi l'avranno visto senza pensarci, in tantissimi l'avranno visto. Questi, ormai, come dicevamo ieri, un film c'ha una durata vitale di 3 giorni, dopo 3 giorni nessuno ne parla più, e l'ha liquidato con è una merda, è un capolavoro, quando prima invece, perché cioè, nel frattempo hai visto 4 serie TV, altri 3 film, 18 video su YouTube eccetera, e 14 reality. Semplicemente non c'è più il tempo fisico per fermarsi e dire aspetta, ma oltre agli ammazzamenti stupidi c'era qualcos'altro? Che poi io voglio spezzare il dialogo in qualsiasi film vale. Il primo, da quel che ho capito, sono l'unico a cui è piaciuto, però se a me è piaciuto il primo Halloween. Il primo Halloween comunque anch'esso veicolava un concetto importante, perché si svolgeva in pieno periodo MeToo. Cioè, sì, vedere l'unione di donne che unendosi insieme fronteggino un trauma comune contro colui che lo ha creato dentro ognuna di esse, cioè era comunque un concetto importante. Poi può non piacere, perché può essere, io ne parlavo anche oggi con Danilo in privato, sembra che a lui è piaciuto, però mi diceva sembra quasi mamma ho perso l'aereo sul finale. Invece secondo me, anche in maniera esagerata, vedere le donne in un periodo in cui Michael Myers poteva essere associato al Weinstein di turno, secondo me è una cosa da valorizzare. Così come in questo qua, alcune morti sono sopra le righe, tendenzialmente stupide, perché proprio non guardano in faccia a nessuno, a mio punto di vista. Cioè non c'è verso gli afroamericani un certo tipo di pietà, non pietà nel senso che li doveva fare le carezze, però hai visto, ormai se viviamo in un periodo in cui se c'è una battuta sessista il film
viene messo sul libro nero, se c'è qualcosa sul razzismo, cioè, basta vedere cosa è successo sugli stand-up show di David Chappelle su Netflix, sta per scoppiare la guerra santa perché è un comico scorretto, che a me, lo sai, sta roba mi ha rotto parecchi coglioni, e poi tiro la provocazione, io sarà scritto male, sai, no? E poi ripropongo la provocazione che ho fatto l'altra sera, Halloween Kills sarà grossolano, scritto male, sono tutti scemi. Ribadisco che quest'anno ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura una donna promettente che, per veicolare tutto il femminismo becero hollywoodiano, scrive un film in cui obiettivo ogni uomo intervieni tu, Giulia, cretino, quindi le donne sono le vittime. Ma e non è vero, quello no, dai Michele, però cioè, Una donna promettente è un grandissimo film. No, no, proprio no. E poi non è vero che tutti i maschi li vengono fatti passare come strutture. No, perché no, tutti quelli in discoteca, solo uno o due vanno in discoteca. Su tutta la discoteca, chi è che ci va a provare? Sempre una persona ogni sera. Tutti gli altri io parlo dei personaggi. Il padre. Il padre è una persona. Il padre, quello che sta a sedere al tavolo con la madre e la guarda mentre si distrugge la vita e non interviene mai, e quando alla fine diventa vittima quasi quasi se l'è andata a cercare. È più stronzo di tutti. Tutte, ripeto, in discoteca. Allora, se in discoteca una calca di ragazzi fossero andati lì, avrei detto, cazzo, tutti sono stronzi. Ma ci va solo uno ogni sera. Le comparse non contano. I personaggi come non contano? Ti fa vedere che sono degli stupratori, dei complici di stupratori o addirittura assassini. Il padre è un complice in quanto sta zitto davanti a tutte le tragedie che si sovrappongono nella vita della figlia. Alla fine, quando sa che è morta, l'unica cosa che sa fare è piangersi addosso. No, non perché è morta. Alessio, intervieni tu, Alessio, dalla chat. Stavo appoggiando, è il film più brutto dell'anno, ma proprio no, è uno tra i più belli, fa una grossa, va bene, allora ti invito Michele a vedere 8 Rue de l'Humanité su Netflix di Danny Boone, e ti dico qual è il film più brutto dell'anno. Quello è il giochino alla ok, non faccio nomi, quelli sono i giochini degli youtuber che vanno a cercare i film usciti in VHS nel 94, il film più brutto della storia del cinema, così l'ho anche fatto il verso, così siamo facili tutti. Sul campo io guardo i film, se un film ha vinto l'Oscar è scritto di merda come donna, una donna promettente, per me è molto più grave di un film fatto ma con scusami 45 euro. Michelone, ma perché deve essere scritto un film, deve essere scritto di merda un film che rappresenta purtroppo una cosa così vera? Cioè viviamo perché in un'epoca in cui se una ragazza va in giro in gonna bisogna dire che se le cerca, se perché una la vedi un po' ubriaca vuol dire, ragazzi, che deve essere pigiata a forza. No, ma figuriamoci, ma per quale proprio motivo? Perché sono tematiche delicate. Il bianco e il nero lo trattiamo tutti. Travatar è cattivo, Giulia è buona e vittima. Troppo facile, capito? Non c'è nessuna sfumatura di grigio in quel film. È tagliato con l'accetta. Soprattutto l'Oscar perché rappresenta quello che la Hollywood del bene può parlare. Siamo Giulia, scusami, sono curioso. No, nel senso che non c'è, io a tratti concordo con Michele, nel senso che secondo me non è un film scritto di merda, ok? Secondo me è proprio l'idea a monte che c'è dietro la scrittura che è di merda. Cioè, non, nell'intento che aveva la regista e il soggetto, c'ha senso poi come viene messo in narrazione. Però se tu mi fai passare tutti, cioè non c'è un personaggio positivo in quel film, neanche lei. Sì, anche lei è una stronza alla fine. Però di base, in teoria, se il tuo intento è quello che dici tu, Paolo, nel senso che di 3.000 persone che sono in discoteca, solamente una su 3.000 è quella che si avvicina, quindi le altre 2.999 invece sono buone. Non è questo il senso, è il fatto che comunque i personaggi che veicolano quell'idea che viene data dal soggetto che vuole rappresentare lei come vittima e tutti gli altri come carnefici, comunque mettono questi valori, questi dinamiche sociali contemporanee sempre addosso allo stesso tipo di protagonista, cioè l'uomo privilegiato etero che bianco e che rincorre sempre la stessa ragazza che indossa una gonna, che è ubriaca in discoteca, e lei è la, non lo so, la paladina della giustizia di chi si trova a subire queste ingiustizie. Non è così che funziona, cioè nel senso ci sono delle dinamiche talmente tanto delicate, talmente tanto crudeli dietro, che rappresenta tutto sempre mettendolo in un meccanismo di vittima carnefice, è debilitante sia per la vittima che per carnefice, perché non assolve la vittima, non la tutela in nessun modo, ma allo stesso tempo non, come ti posso dire, biasima né vitupera quello che è davvero il carnefice. Io non ci ho trovato niente di realistico in una donna promettente, ci ho trovato semplicemente l'idea di
poi guarda, saluto un attimo Anto, che so che almeno quella io ascolto volentierissimo ciò che dite, però io invece da maschio, e ti saluto Anto, io proprio da maschio mi sono sentito proprio intanto colpito, io che non sono una persona che si identifica in quelle merde, però ho detto è giusto che facciano vedere che schifo ci sia in questa umanità, perché è vero, ma effettivamente io davvero, cioè non lo so, su questo non riesco ad essere d'accordo. E saluto Anto, che so che la pensa come me, almeno su Prime Your Woman, come si chiama? Sì, anche su Halloween Kills, poi lo rivaluterò fra 30 anni. Ok, e grazie per essere stato qui, salutaci Dubai, tanto tra poco andiamo anche noi. Ciao Anto. Ciao, a Dubai, ok, ci raggiungete. Ciao ragazzi. Non voglio entrare, chiudiamo, poi torniamo su Halloween. Sì. Lasciamo stare le tematiche, è comunque un film che ha vinto l'Oscar per la scrittura, e nella scena finale il messaggino della vendetta arriva precisamente in tempo con la polizia, con lei che è morta una settimana prima. Ma questo è un film? Non è una commedia, non è American Pie, non è ridicolizza da morire. Se la sente un brano, ma il film una furbizia stronza che proprio non sa. Ma chiude la quadra in maniera perfetta. L'esagerazione del momento a effetto. È un film che vuole parlare di una cosa seria. E lo fa tutto in maniera spettacolare e in bianco e nero. C'è quell'esagerazione che serve. Lo dico in grande responsabilità. È proprio il film che a me, se viene abbracciato, fa entrare sui coglioni il femminismo, perché è una cosa che io proprio abbraccio completamente. A parte Giulia, che tratto sempre male, ma per motivi personali, non perché è donna, mi sta antipatica. Io, se c'è una cosa su cui io potrei combattere tutta la vita, è l'uguaglianza sociale in tutto e per tutto delle donne con gli uomini, ma ci mancherebbe altro. Io adoro le donne, non solo in quanto bellissime creature, ma anche in quanto bellissime persone. Però se te mi devi veicolare tutto sulle frasine e sulla roba così stupida, allora io proprio mi tiro fuori dai giochi, perché non c'è proprio neanche margine di discussione. Ma è ovvio che se lo vuoi vedere in maniera diversa, non ho mai messo un dito addosso, non a una donna, a un maschio in non vita mia, devo andare al cinema e vedermi rappresentato, visto che quella generazione è la mia generazione, con un'intera generazione di criminali, stupratori, figli di puttana. Io lo capisco quello che vuoi dire, ma davvero non riesco a essere d'accordo. Perché da maschio... Sei un puro, Paolo Innocenti, sei un puro, sei un buono. Io purtroppo anche mi è capitato, anche quando sento parlare, poi anche le ragazze, perché ora si parla di maschio, io sento delle cose, anche mi ricordo gli ultimi anni che andavi in palestra, sotto la doccia, ciò che dicevano i ragazzi, era una cosa che proprio dicevo, ma caspita, quello che dicevano loro su cosa farebbero, più che altro io ho detto caspita, questo film mi ha proprio mostrato lo schifo che purtroppo esiste realmente, e io non mi sono sentito offeso da maschio. Esistono anche le persone per bene, sia maschi che femmine. Ti guardi allora com'era il bellissimo film della saga dell'ispettore Callaghan, in cui si parlava della stessa cosa, della ragazza mi è preso il vuoto di memoria. Stai paragonando il gelato al cioccolato con quell'altra cosa marrone, però. Ma io non metto in dubbio che Callaghan sia insuperabile, ma indipendentemente da questo, si sta parlando anche di un altro tipo di film uscito in un'altra epoca, con un'enfasi diversa, che debba abbracciare il pubblico, anche quello dei popcorn movie. E quindi per questo è sensato il finale col messaggino che arriva al momento giusto. Perché bisogna. Il tipo di persona che è quella che lei si mette vicino, cioè anche in extremis l'unico personaggio che potrebbe risultare positivo e darti il riscatto morale del fatto che non tutti siano uguali è il peggio di tutti, è la merda più umana disumana, quindi cioè, fai un film grottesco, ti fa capire, fai un film serio, e il film serio ha bisogno delle sfumature di grigio. Il film ti vuol proprio far capire l'esasperazione, ti esaspera come puoi diventare per ciò che hai subito e che hai vissuto. Sì, in Callaghan si arrivava ad uccidere. Hai la fiducia, cioè al personaggio che tu tratti con Carey Mulligan, lei è un personaggio molto borderline, cioè sia vittima che carnefice, quindi si riscatta, soprattutto è... disumano il modo in cui la tratteggi, e non è più bianco e nero, lei è tutta l'intera gamma cromatica, dal buono al cattivo. Questa cosa non è riproposta esattamente anche per l'universo maschile, non è che tu dici ci sono dei poli opposti, nel mezzo esiste anche altro, ci sta solamente il maschio, che anche quando potrebbe trovare un'unica occasione di riscatto, perché è una merda, quindi lì in quel momento non trovi neanche, stesso discorso che facevo prima, cioè non trovi un appiglio
nel realismo di quello che sta trattando, perché è impossibile, è somaticamente impossibile che... Mi è venuto da ridere perché è bellissimo come in tutti siamo riusciti a restare proprio in ambito horror, proprio. Siamo partiti con una citazione... Guarda, ora... Finisci Giulia, finisci, scusami. No, nel senso che quello che dici, io non ho visto lo stesso tipo di, come ti posso dire, licenza umana che hanno dato al suo personaggio, al personaggio protagonista, rispetto poi anche a tutti gli altri che le sono stati affiancati. Cioè non c'è davvero un personaggio positivo nella sua vita, fuorché l'unico personaggio morto, che è quello dell'amica, che è rappresentata come praticamente la santa divinità scesa in terra, che va difesa a tutti i costi, perché è poi la cella, per il fatto che la cellula a cui lei si aggrappa per vendicarla per tutto il resto del film. A parte quello, che cosa c'è di umano e realistico in una cosa che è tratteggiata semplicemente per farti arrivare allo stesso punto di vista di chi scrive il film? Allora tu, se vuoi farmi davvero empatizzare o convertire, nel caso che ancora nel 2021 ci sia qualcuno che non riesce a capire in che tipo di mondo schifoso viviamo, allora tu me la devi far passare come una cosa possibile che comprende tutto lo spettro umano e emotivo possibile sulla faccia della terra. Non mi puoi rappresentare solamente due poli opposti e io devo scegliere, sto in mezzo come se fossi Dante deciso tra A o B nella vita. Non è così che funziona. Io l'ho trovato estremamente fittizio, estremamente zuccherato, e l'unica parvenza di verità ce l'ho avuta nel momento in cui, l'unico momento del film in cui mi sono un attimo ripresa, ho detto ma sì, sta cosa mi è piaciuta, è quando lei cioè tutto non va come avevamo previsto noi, cioè noi ragioniamo fino alla metà del film, fino a che lei non muore, certo, con l'intento che è quello dello è giusto che lei muoia, è giusto perché lei abusa proprio delle ma tanto vince uguale, molto di più al film se dopo quella svolta che mi ha dato un attimo uno stacco emotivo ho detto oddio, cioè, fino a quel momento stavo procedendo esattamente come la sceneggiatura voleva che io procedessi, poi lì ho detto vabbè, allora credo, sto al gioco. E poi sono stata distrutta sul finale, perché non solo lei vince nuovamente, ma è anche fatto in una maniera che deride e umilia la tematica che si sta trattando. Cioè tu non puoi relegare la vittoria, la vendetta, un messaggino sul telefono che ti arriva esattamente per quando programmato, perché queste cose non sono programmabili, queste cose succedono e basta, la gente muore, non me lo puoi tratteggiare come, e prendere. Alla fine lei è diventata veramente una supereroina. Cioè, è un pretesto sicuramente banale il modo in cui viene fatto, però in un film in cui io una cosa del genere me l'aspettavo e penso sia giusto inserirla, ripeto, perché è un tipo di film che dovrebbe abbracciare anche i ragazzini, dovrebbe abbracciare tutti, che magari vedendo una scena del genere restano più fomentati. Cioè, una ragazzina che di 14 anni che non ha una preparazione sociale va a vedere quel film, mi medesimo, esce e ha paura di qualsiasi ragazzo le chieda di uscire. Agenzie formative sono la scuola e la famiglia. Cioè, allora se una ragazzina di 14 Paolo, anni... Però il solito discorso degli imbecilli che in questi giorni stanno dicendo che non deve più essere su Netflix Squid Game. Esatto, ma è un problema loro. È un problema quelli loro. Quelli sono i massimi sistemi. Io ti parlo proprio delle... Posso... Qua... Allora, chiudiamo questa parentesi. Sì, chiudiamo, però mi collego... Due minuti, non rispondete, tanto so che non siete d'accordo. Okay. Con Giulia l'altro giorno stavo per entrare nel telefono e darle un morso alla giugulare. Tanto non è una discussione, però siccome Alessio l'ha citato nei commenti, è lo stesso tipo di mancanza di ambiguità sui fatti che parzialmente mi rovina The Last Duel, che è un bellissimo film, ne abbiamo parlato, ma cercavo di spiegare l'altro giorno a Giulia. Se tu mi fai un film con tre punti di vista, però alla fine mi dici quale dei tre è vero, non solo tu hai sprecato completamente la struttura che non serve a niente a quel punto di proporre tre volte la stessa roba, se poi mi dici qual è quella vera, ma tu togli tutta l'ambiguità a una situazione umana dove tutti sono imperfetti, perché io alla fine, come non che lo voglia, ben inteso, qualcuno mi ha detto, un critico molto più grande e famoso di me, Polanski non l'avrebbe fatta sta roba, perché è uno che vive dell'ambiguità dell'essere umano, tanto per fare un nome che non è al centro di polemiche, perché io alla fine come spettatore non posso avere la libertà, infame quanto vi pare, di credere... Per me stiamo andando... Per credere, mentre sputa sangue, che Adam Driver stia dicendo la verità. Non posso. È un modo
unilaterale di pensare queste tematiche che per quanto necessario per una parte del pubblico, a me respinge, perché a me il nero e bianco a 36 anni che compongono la vita non ci credo più. La vita è grigio perla, grigio chiaro, grigio scuro, grigio notte, grigio topo, nero e bianco, e non esistono. E a me anche lì The Last Duel, che è un grandissimo film, grandissimo spettacolare, drammatico, su quella roba lì crolla, perché deve altrimenti essere un capolavoro, che non è per questo. Per questo, guarda caso, la sceneggiatura è stata rimaneggiata da una donna. E io non c'ho niente contro le donne. Voglio bene anche a Giulia, perché faccio finta di no, invece le voglio un sacco di bene, sennò poi ci rimane male. Però parliamo, vedete la bellezza di queste live. Concludiamo con Halloween, perché siamo andati... Resta, ma è stato il fatto, però, che al di là di tutto quello che veicola, Halloween è anche meraviglioso in alcuni aspetti visivi. La scena in cui alla fine Michael, dopo che ha preso tante mazzate, che sembra finalmente soccombere, si rialza in un secondo senza spettacolarizzare. Qualcuno ha anche detto nell'altra live, ma è una scena del cazzo, si alza e li ammazza. Perché è la sua cosa naturale, non c'è bisogno di spettacolarizzarla. Lo spettacolo è vedere che il male assoluto non può essere sconfitto da questi imbecilli che sono talmente stupidi da credere di poter sconfiggere il male sono loro. Sono quelli che si combattono a vicenda, che fanno morire uno spauracchio piuttosto che lavorare per un mondo migliore in cui Michael Myers non può esistere. Cioè, per me il finale di Ends, se ne vogliamo parlare, è quello: Michael ha già vinto, che muoia, che risorga, ha già vinto, perché è il mondo che è diventato Michael Myers, l'anima nera di Michael Myers è diventata l'anima nera dell'America. C'è quello che dico io comunque, cioè lui può morire, però c'è qualcun altro che deve diventare Michael. A questo punto non mi interessa, sinceramente. Comunque, detto questo, ripeto, io abbraccio a Gloria, l'imperfezione del film. Io sono cresciuto con questi film degli anni 70 e 80, non solo i grandi titoli. Cioè, scusatemi, io vivo. Ora mi tira fuori il manichino assassino. Io campo da quando ho 18 anni di questa roba qua, che la gente manco sa cos'è, ok? Roba che fa anche vomitare, volendo. E il bello di questi film è che non sono belli, è che sono classici per come venivano concepiti. Bastava un'idea, partiva la produzione, il 99% di questa roba fa cacare, ma è un cinema fatto di intuizione, di pancia, che è molto più potente di qualsiasi blockbuster perfetto creato dagli executive a tavolino. Il fatto che Halloween Kills non sia scritto da Aaron Sorkin a me mi fa un cuore così. Perché a me la roba scritta dagli executives, la roba scritta secondo gli schemi di quello che vuole il pubblico su Twitter, mi ha rotto il cazzo. A me che ci siano i canali, io adoro i canali sulle sceneggiature, ma che la gente guardi 20 analisi di sceneggiature e si metta a fare le pulce, gente che lo fa di lavoro sempre e comunque, che sbagliano, basti vedere Emerald Fennell appunto, cioè che siamo diventati tutti dei maestrini, a me dà fastidio. Halloween Kills è il 50° film di una saga che poteva tranquillamente finire nel 79 quando è iniziata, che continua perché fa soldi, e il fatto che in un film imperfetto ma potentissimo si faccia nel 2021 tutta questa retorica mi basta, mi avanza e mi esalta di qualsiasi film, ma anche perché autoriale, solo perché è in 4/3 in bianco e nero. Anche perché se Halloween Kills fosse davvero così brutto, cioè prendiamo a paragone qualsiasi altro capitolo anche solo della saga di Halloween, cioè se togliamo il 2 e il 3, cioè è meglio l'Halloween in cui la figlia di Laurie Strode fa un figlio con Michael Myers, perché questo abbiamo visto nella saga originale. Rispondo di nuovo Alessio, è vero, quei film erano fatti con lo sputo e con lo scotch, senza dubbio, ma erano film di genere, uno aveva successo e gli facevi che in quegli anni lì si producevano 5.000 film, ora se ne produce 200, quantomeno nel mainstream o comunque nel mercato degli Stati Uniti. E ripeto, prima riempivano le sale pieno di drogati, alcolizzati, ragazzetti che volevano pomiciare, era proprio tutto un altro mercato. Ora non voglio fare Grindhouse, no, che è un film che io adoro, quello doppio, Rodriguez Tarantino, c'ho un difetto solo, e da due registi che non sono David Gordon Green, soprattutto Tarantino, che è uno dei più grandi maestri, ha un errore solo,
che è costato 65 milioni di dollari. Se avessero voluto fare i grandi registi che giocano al cinema del passato, avrebbero dovuto fare con gli effetti speciali che usavano Fulci e Umberto Lenzi. L'hanno fatto perché? Perché Harvey Weinstein gli dice: oh, questo qui lo devono vedere i ragazzetti che sono fissati con Fast and Furious, bisogna che tu lo faccia con gli effetti speciali. Non va più di moda quel modo di fare lì, cioè ai tempi c'era il film che aveva successo e poi non il regista, ne parlavamo anche su un gruppo che abbiamo di cinema con Adriana, Enrico, altri amici. Un tempo c'era il film che aveva successo e poi magari il regista, il registone andava verso altre pellicole e poi dei registucoli portavano avanti le saghe, andavano avanti e così creavi anche a livello produttivo, a livello proprio anche, creavi il genere, andavi avanti. E per me è l'errore enorme che ha fatto, ora si passa di Paolo Frasca e ne parliamo la prossima settimana. Ma Mainetti, cazzo, non può aspettare quasi 6 anni per girare il suo secondo film, porca miseria, e farmi Freaks Out. Te mi dovevi fare subito lo spin-off sullo Zingaro, oppure lo davi a un altro regista, ma non puoi aspettare 6 anni in un campo produttivo italiano in cui veramente è proprio... Ma poi era un modo di fare il cinema, ripeto, l'artigianato non era solo un modo di fare, era quello che avevano. È chiaro che quei film non si potevano pagare la CGI e i grandi effetti. Halloween è uscito 4 anni dopo dello Squalo e sembra più vecchio di 10 anni, ma perché semplicemente era fatto con il budget del catering dello Squalo, che già è un film che ha avuto i suoi problemi. Semplicemente è cambiato non solo il modo di fare film, ma anche il mercato. E ora non puoi fare Halloween Kills col sangue che usava Dario Argento, piuttosto che con i bracci tagliati pieni di paglia. È perché il pubblico a quel punto, soprattutto quello giovane, lo perdi. E poi se no diventa anche un feticismo vuoto e fine a se stesso. Lo faccio come lo facevo nel 79, che cazzo me ne frega. Se fa, io parlo della mentalità. La mentalità di dire, ok, io voglio veicolare attraverso Michael Myers un messaggio. Ma che non fai? Mi metto a fare una sceneggiatura raffinata. Io devo fare, contento Jason Blum, e devo fare il mio incasso con Jason che ammazza la gente e fa pezzi la gente. E ciò che ci sono ci metto dentro questo. Poi non è perfetto. Infatti. Io preferisco un film imperfetto di pancia al film intellettuale più studiato al tavolino della storia del cinema. Sono fatto così. E possiamo concludere con la bomba che Halloween Kills sia superiore a The Lighthouse. Ah vabbè, ovvio. Lo sapevo che ti... allora, ragazzi, lo sapevo che venivo verso... anche me contro te, no scherzo, me contro te. No, ora, comunque no, direi che siamo, ora Travatar è stato zitto, se penso, spero abbia ascoltato volentieri, non si sa da... sì, perché sì. Diciamo che non ha parlato molto di Halloween Travatar perché il suo video uscirà a breve nei prossimi giorni ad Halloween, quindi non voleva, Halloween, quindi non voleva, però insomma è stato lì, non su una donna spoilerarmi. Promettente. Vabbè, a questo punto, visto che siamo in vena di spoiler 007, voi mi spoilerate tutto, Promising Your Woman, infatti sono zitto apposta. No, ti ho fatto solo un favore, non guardarlo. No, guardalo che è meraviglioso. Vediamo. Guarda. No, comunque, vabbè, dai, lo dico. Io con Halloween Kills sono a metà, nel senso che... e, cioè, il didascalismo a me ha infastidito non tanto perché ci sia, ma perché non è necessario. Cioè, un film che quando vuole sa parlare per immagini benissimo. Penso solo alla scena in cui Karen si lava la mano, la prima cosa che lava è l'anello, e solo con quell'inquadratura ti dice: le è morto il marito. Non deve neanche dirtelo. Se non hai visto il primo film, vedi questa che si guarda la mano insanguinata, lava via, c'è l'anello, fa l'espressione addolorata, boom, hai già capito tutto. Cioè, David Green ha delle intuizioni visive. Tutta la scena col maniaco che pensano sia Michael quando non è vero, quanto è bellissima. Fatto. Il problema è che poi subito dopo deve metterti 5 minuti di Laurie Strode che dice: siamo diventati come Michael Myers, anche noi siamo stronzi. E io dico: non me lo devi dire, me l'hai già mostrato, show don't tell. Però Travatar, ti ripeto, per chi è rivolto il film, a chi è rivolto, quindi ci sta anche, dai, l'aspetto di... Prima però è un po' troppo. Cioè, ha fatto riferimento a Dawn of the Dead, comunque anche nei film di Romero c'era l'aspetto, non li sto paragonando, ci mancherebbe altro. Però ecco... però, un conto è se me lo facessero realmente nel film d'autore... se già me lo facesse un Eggers direi che ma che palle, ma se me lo fa un David Gordon Green che magari ha beccato a culo qualche intuizione buona, mi va bene, un po' di più di didascalismo. Cioè... aspetta, ah sì, sul fatto che ci sia tanto sangue, da un lato meno male, basta film horror anemici, però paradossalmente per me l'omicidio migliore è quello in cui il sangue non c'è, cioè quello del ragazzo di Allison, perché lì gioca tutto sulle ossa che si spezzano. Il rumore fa più del sangue.
mi ha fatto un po' sotto alcuni aspetti, faccio il paragone azzardato, l'effetto Dune, nel senso, Dune è un film che cerca così tanto di essere epico, io lo continuo a dire, c'è la scena del protagonista che tocca l'acqua e sotto c'è Zimmer, vabbè, mo fatemi loro che cagano e c'è lo stronzo che cade al rallentatore con sotto la musica di Zimmer. Esatto. Sempre a proposito di horror, no? Sì, sì. E appunto, aiuto. No, dicevo appunto, lì il voler essere troppo epici dopo un po' smorza l'epicità, qui il voler essere troppo splatter a un certo punto dici sì, ok, avevo capito, c'è il sangue anche meno. Quindi secondo me è un film che vive di luci e ombre. Si rifà un po' a Zombie, lo possiamo dire che questo si rifà un po' ai due Halloween di Zombie per quanto riguarda la violenza, non arriva ad essere truce in quel modo, però io ce l'ho rivisti un però, po'. Però Zombie più che non era sanguinolento, Zombie è una cosa molto bella, è sporco Rob Zombie, esatto, questo che è bello, è sporco e quindi io mi ricordo più sangue in altre sue produzioni, quindi 31, i film degli Eretti del Diavolo. Tu. Gordon Green si occuperà anche dell'Esorcista, mi era passato di mente questa cosa. Io sono molto curioso di questa nuova trilogia, veramente, perché anch'io. Dopo questa sorpresina posso solo che aver fiducia. Poi c'è Alan Burstyn che fa da collegamento, peccato è morto da poco Max von Sydow, perché se l'è bello. A parte secondo me come hanno fatto in Halloween Kills, citiamo il nostro qualcosa, quanto sì, è inquietante il fatto che se volessero potrebbero fare film con attori deceduti. Perché ora con il deepfake... Hai visto la notizia di 2 settimane fa? No. Che proprio è nata, cioè, o meglio, si è affermata nel mercato un'azienda hollywoodiana che è specializzata nella ricreazione in digitale, sta per uscire un film con JFK completamente generato al computer. Ho visto delle immagini... No, queste cose no, è troppo... Paura. No, cioè fino a che in un film mi fai rivedere Dottor Loomis un attimo perché fa il collegamento con il primo... Però no, caspita, è una cosa veramente per me anche insensibile. Cioè, altro che il lockdown all'italiana è insensibile. È contro l'etica questa cosa. Infatti. E soprattutto contro il libero arbitrio e la scelta, ma vabbè. Infatti, assolutamente. Sì, sarebbe assurdo. Travatar, ti ho interrotto, volevi aggiungere, dici sì, pure. No, sì, appunto, più che altro questo. Mi spiace più che altro che sia morta appunto Karen, perché Judy Greer è un'attrice... A me piace molto, è sempre in sordina, lei non è mai protagonista, ma è una che se la guardi. Brava. Ricordiamo anche solo che lei è la moglie di Cesare nel Pianeta delle Scimmie, quindi ha anche fatto la performance capture. Però a parte questo, sì, poi sono tutti scemi, però quello concordo. Ma chi è Balance di Harmony? Balance di Harmony in queste serie mi sta facendo delle super chat. Angel, ti vogliamo bene, migliore dell'horror. Sono io che per pietà ti mando due. Angel. No, ma perché Angel e lui siamo sempre in unione, però oggi su Joker, lo so, se c'era Michele avrebbe dato ragione ad Angel, però. Perché cosa ha detto? Che non è che è bravissimo Joaquin Phoenix, ma non è Joker. Invece per me è Joker e chi se ne frega del fumetto. Scusami, Balance. No, può anche essere Joker, è brutto il film. No, è meraviglioso il film. Comunque, non riapriamo ora Joker. No, infatti. Avete lo stesso comune, ma visioni diametralmente opposte. Siete parenti serpenti. Esatto. Voi. Esatto. Ma soprattutto ci vogliamo comunque bene. L'importante assolutamente, ed è fantastico sì, questa cosa. No, vi devo dire una cosa, anzi vi devo dire tre cose. Mamma mia, che poi è assurdo, scusami Giulia, ma più andiamo verso la fine, più la gente si connette, uno pensa va avanti e la gente smette di vedere la live, invece più andiamo avanti e più qui la gente arriva, quindi gente che entra, gente che esce, vai Giuspiria. No, nel senso, dicevo, a parte che hai un pubblico molto sanguigno, ho visto, cioè persone che si affezionano a quello che si dice in live, quindi è sempre molto bello. Tra 2 minuti devo staccare perché alle 5 ho la sveglia, però ci tenevo a dire tre cose. Il 26 è stato il mio compleanno. Auguri! Auguri! Quindi, visto che non ho potuto festeggiare con tutti voi perché siete tutti sparsi in giro per l'Italia, però paradossalmente avrei veramente tanto apprezzato molto di più, insomma, se ci fosse stati tutti quanti, perché... Ormai è più di un anno che stiamo insieme, quindi mi fa iper piacere avere la vostra compagnia. Quindi prossima settimana probabilmente organizzerò una live di compleanno, post compleanno, e quando magari siete pure più liberi voi, perché mi piacerebbe fare una specie di giochino, poi vi spiego. Caspita! E detto questo, vorrei ringraziare pubblicamente, scusa se uso il tuo canale, chi ha permesso questo.
perché entrerò nel mondo dell'internet anch'io e dello, ah, YouTube, dello YouTubing, quindi credo insomma nei prossimi mesi, anche grazie alla collaborazione con persone che ho rubato a conoscenze qui alla mia è difficile. È difficile, no, vedi, non ce la fai, no, vedi, ecco, hai visto. Sì. E quindi, insomma, questo è il primo passo. Secondo, vi volevo dire che anche a distanza, anche se ci siamo conosciuti da poco, Gianluca De Angelis ha fatto uno dei regali più fighi del mondo. Che bellezza. Sono tutte le fotografie di scena, con relativo commento in inglese, infatti sarà difficilissimo perché ho detto dai, lo prendo come lettura serale, invece manco per niente. E ultimo, ma primo per importanza, una cosa per cui probabilmente Michele Innocenti un pochino, ma proprio l'ho già vista, l'ho già vista. Dai, un minimo di riprodotto in CGI. Oh Gesù, è brutto. Mamma mia, però è perfetto, sembra lui, cioè. Sì, ma è inquietantissimo. E come ti sei permesso di interrompermi su Kill Bill? Perdonami. Vergognati. Adesso lo introduci il regalo, guarda. Il regalo sono due strisce di fotogramma limitate e numerate da Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2. Guarda che bellezza. Cioè, ci vuol proprio far impazzire prima di chiudere. Cioè, sono la numero 265 su 500. Che meraviglia. No, diciamo che in 4 anni di relazione, allora evidentemente ho istruito bene con messaggi subliminali su quanto io adori Tarantino e quanto in generale io adori il cinema, e questo è stato possibile solamente grazie a voi che in questi 2 anni mi avete fatto scoprire un mondo fantastico del quale sono praticamente al primo gradino di 200 altri miliardi, però giorno per giorno imparo molto di più, quindi grazie a tutti quanti. Ma Giulia, grazie di queste bellissime parole, sapessi quanto anch'io devo imparare, ma devo soprattutto ringraziare voi che mi avete fatto scoprire un sacco di cinema, quindi vedi la bellezza anche di queste live, poi ora parte il momento, no, romantico, il momento... Salvico. Puoi dirlo Paolo, puoi dirlo. Che siamo omosessuali io e te, no. Soprattutto me, ovviamente, devi ringraziare. Certo, devo ringraziare te, assolutamente sì, ma intanto... Io sono perché sono più vecchio, ragazzi, io sono il porta saggezza. Ma quando Carlo Valli dice Tara nel trailer, mi si alzano 7 peni. Comunque, sì, anche quelli che non ho. E Balance di Harmony, il miglior Joker è Paolo, assolutamente sì. Nella prima volta... Voglio fare il Joker con te. Sì, mamma mia, il Joker, mi piacerebbe un sacco poter provare a fare il Joker, e te lo immagini, ma sì. Michele, il nostro mentore, ci hanno fatto una domanda, a cui potremo rispondere e poi salutiamo, Winter Wolf, il mio abbonato, domanda veloce, Michael Myers, Freddy Jason, Michael Myers, c'è chi intende, chi vince tra Michael? Freddy. Freddy, sì. Oppure come nel bellissimo film, per me Jason quasi non esiste, si può dire. Li ho visti venerdì 13, ma non li ho mai rivisti. Ho preso 2 anni fa il cofanetto con tutta la saga americana in Blu-ray, ma ancora devo rimettermi a spulciarli. Halloween mi piacciono, quei 2 o 3 che piacciono a tutti. Nightmare, anche se non sono tutti belli, però proprio sì. Come Babau, Freddy... Sì. Cioè quel ne abbiamo parlato. Freddy. Sì. Giulia è morto. È veramente una saga retta dal carisma del... Sì, tra l'altro, saga di Freddy, mettono la foto dell'altro. La saga di Englund, mettono la foto di Jake Lee Orly. Io quella in Blu-ray, mi manca quella bellissima in cui c'era il documentario, la puntata di Freddy's Nightmare, sì. Però quella americana. O inglese, non ricordo. Direi che inglese, siamo giunti, è vero, non abbiamo parlato delle commercialate, ma lo sapete, The Conjuring, io ce l'ho in filo, Insidious ce l'ho in filo, però è... Il migliore della saga di The Conjuring e compagnia bella è Annabelle 2. Ora, a me è piaciuta Annabelle 2, ma superiore a The Conjuring no. A me non piacciono The Conjuring, lo sapete, ho dei problemi, sono carini, ma... Alessio Gambino ti dice tanti saluti da Livorno e al mio concittadino Michele Innocenti. Vedi? Vediamo al CPL, spero, Alessio. Lo sai mamma che mia, quanto vorrei esserci. 29, ma al lavoro. Ero cosa? Anche andata a guardare, volevo
una sorpresa agli innocenti, al Big Innocenti, e il 29 per la, perché proiettavano Last Night in Soho. No, devo fare pubblicità ora. Non mi indovinare. Allora, ecco, per concludere, pubblicizzate. Allora, Giulia ha detto che inizierà con YouTube, ma sai già quando uscirà un video oppure lo anticipo? No, allora, in realtà è questo. In realtà vorrevo sbarcare direttamente su Twitch, come mi hanno insomma suggerito dalle retrovie. Però comunque in ogni caso l'idea è quella di approdare sul tubo lo stesso, quindi in teoria, diciamo orientativamente dopo Natale, perché dobbiamo, cioè, ho in mente una strategia ben precisa. Ma sì, e ma io ti vedo proprio... anche la recensione della settimana della Calvani, che parte... così io ti ci vedo assolutamente, però ecco, allora attendiamo notizie su questo canale, sia Twitch che YouTube, ma soprattutto visto che quello è una cosa concreta e certa, perché già domani c'è una sua prima apparizione in un format assolutamente da sostenere. Michele, vuoi fare pubblicità? Tre notizie velocemente. Domani inizia una collaborazione su YouTube sul canale del Cinema Arsenale di Pisa, che è uno dei cineclub più importanti d'Italia. Mi hanno chiesto di fare una rubrica bisettimanale domani insieme a Emilio Balotti di The Unbounce, che è un grandissimo esperto del mondo di Dune. Salutiamo il mitichio. Salutiamo, fa le live sulle saghe cinematografiche da Mattioschi insieme a me, Paolo e Mattia. Intervistiamo alle 18 sul canale appunto del Cinema Nazionale il regista di Jodorowsky's Dune. Quindi insomma abbiamo un'oretta di tempo per fare delle domande sul film e immagino anche su quello di Lynch e su quello di Villeneuve. Venerdì, sabato e domenica, tengo l'ultima cosa per ultima, venerdì, sabato e domenica a Livorno, chi è nei dintorni spero che possa partecipare, si tiene il Fipili Horror Festival, il festival per cui tutti gli anni do una piccola mano, non mi prendo nessun merito perché faccio veramente poco, cerco di fare quello che posso. Abbiamo la sera di Halloween, l'anteprima di mezzanotte nazionale di Sound of Violence. La serata è tutta dedicata al mostro della cripta del mio amicone Daniele Misischia, che di fatto, lo dice lui stesso, ha iniziato la sua carriera grazie al Fipili, alla sua partecipazione con un cortometraggio con il quale si è fatto conoscere dai Manetti. Verranno lui, Amanda Campana, Tobia, l'altro ragazzo protagonista, e Lillo, che prima della proiezione del film farà anche una chiacchierata sul cinema di paura e la comicità insieme al mio amico critico Filippo Mazzarella. Ci sono altri eventi, presentazioni letterarie. Giulia, cioè... facciamo la pazzia, io ci devo essere, cioè, abbiamo... il prossimo anno giuro che vengo, il prossimo anno promesso vengo. Abbiamo il 30 l'anteprima nazionale di Cattivo Sangue di Simone Bara, che è un ragazzo che anche lui da tanti anni partecipa con diversi lavori al Fipili, siamo contentissimi che porti il film. Abbiamo la terza proiezione italiana dopo Trieste e Roma di Lamb con Numera Pass. Il 29 vorrei aggiungere. Ecco. Il 29 abbiamo tutta una celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, con una proiezione introdotta da Fede Frusciante, o comunque discussa, diciamo, da Fede Frusciante, dell'Inferno, il film muto del 1911, con accompagnamento musica elettronica dal vivo. Il 29 alle 10:30, introdotto da me medesimo, solo per il fatto che insieme agli altri ragazzi siamo stati due settimane al telefono con Universal, c'è la prima, non più unica perché Lucca Comics ce l'ha rubato, notizia di oggi, ma lo facciamo prima noi, facciamo la prima proiezione al pubblico dopo Venezia, prima dell'uscita in sala, Last Night in Soho, in inglese, in lingua originale con i sottotitoli italiani. Lo introduco io, alla fine lo discute Fede Frusciante ancora. Ci abbiamo lavorato tanto, è stata una fatica convincere Universal, ma ce l'abbiamo fatta. Sarà un bel festival, una bella festa, un cinema da 650 posti, quindi c'è spazio a volontà. Chi può, chi è nei dintorni, venga a trovarci, così può anche offendermi di persona. Ultimissima cosa, Paolo, lo sai, venerdì alle 14:30 debutta il mio canale YouTube creato insieme a Leonardo Rinella. Devo dire che la prima puntata, orgogliosamente la mostro, è già su Spotify e Apple Podcast. È una piccola puntata di 16-17 minuti di introduzione al format che vogliamo portare avanti. Si chiama, come avete visto, Inno al Cinema, gioco di parole sul mio cognome e il mio soprannome Inno Innocenti. Il giorno dopo, sabato, sempre alle 14:30, uscirà un primo video
che presenta il format di bot risposta con me e Leonardo. Dalla settimana dopo inizieremo gli appuntamenti in live, dove ci potrete offendere e minacciare con un primo ospite che, se è quello che mi ha dato la disponibilità, è bello grosso, corpulento, è un bravo regista italiano indipendente, che è un mio grande amico, anche se continua a dire a destra e a manca che mi odia, mi detesta, però mi vuole bene lo stesso. E vediamo cosa succede, ho bisogno dell'appoggio di tutti voi. Inquadro inquadri, ti chiede i biglietti dove si possono prendere. Basta che tu cerchi il sito del Fifi Horror Festival, ci sono tutte le informazioni, ma ripeto, visto che è un cinema da 650 posti, in linea di massima, basta che tu ti presenti e posto c'è per tutti. No, però io stesso per i miei amici ho prenotato i biglietti, c'è una mail apposita, fai la richiesta, dai il tuo nome e cognome, paghi tutto direttamente in cassa quando vai al cinema. Cioè, ma io, dopo aver sentito questa presentazione di Michele, sapendo come Giulia di non poter andare, il prossimo anno, che poi a Livorno, Pistoia, Livorno, cioè... via. Prossimo anno andiamo, cioè ci porta anche la mia ragazza, e solitamente passo l'Halloween con lei, gli dico vieni, non gli piacciono l'horror, gli guardo male. Posso già anticipare che se tutto va come deve andare, questo è il secondo anno che andiamo, cioè che programmiamo Halloween, l'idea è di tornare a quella che era la finestra iniziale del festival, che era primavera, di solito il weekend del 25 aprile, quindi anche lì sarebbe molto meglio. La festività dovrebbe essere, quest'anno siamo in concomitanza con Lucca Comics, però negli ultimi due anni ci siamo un po' dovuti adeguare alla situazione. La nostra finestra è la primavera, può darsi che già dalla prossima torniamo in quello slot lì. A me tornerebbe molto meglio, però il prossimo anno ci devo essere. Quindi allora, che dire? Michele, ci si può già iscrivere al tuo canale? No, perché ancora non c'è. Allora, credo di sì. Io tutta questa roba senza Leonardo Nera non la potevo fare, perché io chiacchiero un sacco, ma sulla tecnologia sono una sega. Quindi mi ha detto che... Qualcuno ieri mi ha detto durante la live di Mattioschi che si è già iscritto. Cercate Inno al Cinema, la grafica ve la faccio rivedere, è questa. E piano piano ci ospiterai tutti. Sicuramente ci sono, c'è il primo podcast introduttivo su Apple e su Spotify, quello sicuramente. Il primo video da domani, dopodomani alle 14.30, il secondo sabato alla stessa ora. Perfetto. Qua YouTube dice Michele Innocenti, intenditore di whisky. Mi piace il whisky, mi piace più il rum, però anche il whisky non lo disdegno. Mamma mia. Andri Cinema mi dice cose carine. Andri Cinema, eccolo qua, che anche lui avrebbe dovuto partecipare. Poi il canale di Michele andrà male in un universo parallelo che non è questo. Grande, Andri. Speriamo, dai. Numero uno. Che di dire? Tutto il vostro affetto, di tutto... Il mio format si basa sulle ospitate, quindi tra Avatar, Paolo, Giulia, forse, sarete tutti invitati... Volta a volta ho bisogno della vostra amicizia, del vostro supporto, perché per tanti anni è un'idea che ho avuto ma non ho avuto mai il coraggio. Ora, grazie anche alle persone che mi hanno conosciuto, grazie a voi, perché senza di voi non mi conoscevo. Allora, Alessio, non ti prometto per Scream, perché Scream io lo devo vedere già con miliardi di persone, fra cui con quella ragazza là sotto. Però a Livorno ci vengo assolutamente a trovare anche Miki, quindi non preoccuparti che quando veniamo te lo scriviamo. E niente, quindi direi di poter andare in chiusura, cioè abbiamo detto chiudiamo un'ora e venti fa e siamo andati avanti per questa... E abbiamo totalmente lasciato andare gli horror. Ma il bello è questo, cioè andare un po' come se fossimo al bar, no? E quindi, che dire, ringrazio i superstiti. Vabbè, Antonio Cianci ci ha dovuto lasciare, proprio poverino, è morto, no, è andato a letto. E Travatar ora andrà al chilo, quindi Travatar, questa arriva dopo, però spero tu l'abbia presa. Guarda, l'avrei anche mancata volentieri. Come al solito, del resto. Che dire, alla fine Andri poteva anche entrare, visto quanto siamo stati in live, però la prossima volta. Anticipiamo che la prossima settimana, ora poi vediamo chi ci sarà, una bella live su Freaks Out, che io ho già visto in anteprima, dopodomani arriverà la mia recensione, anche Michele, Giulia e Travatar l'hanno visto, quindi ne parleremo la prossima settimana. Però lo vorrei rivedere, quindi siccome poi appunto... Anch'io voglio rivedere. Nel weekend io sono a Lucca, domenica sono alla fiera e anche lunedì nella prima parte, quindi torno nel pomeriggio e comunque vado sabato per notte in albergo e quindi il weekend sono tutto impegnato, venerdì ho una live sul mio canale. Ma te a Cattier, live... quando sei a Lucca, devi venire venerdì a Livorno. Sì, hai pagato per il Lucca Comics e vai a vedere Freaks Out a Lucca, cattivissimo.
Ma anche Kratos è a Luca, a Luca Comics. Sì, infatti abbiamo già detto che cerchiamo di beccarci. Io quest'anno ho la schiena distrutta e ho saltato per quel motivo e per altri, insomma. Bueno, no, c'hai mal di schiena? Per il dolore della schiena. C'hai mal di schiena e salti? Tesoro mio... No, vaffanculo. E poi ho da consegnare un fumetto, perché siccome non faccio abbastanza cose... sono appena anche entrato in Panini Comics come traduttore di fumetti, ecco. Quindi volevo se bene, va bene. Vabbè, Michele, tutte queste cose, però mica me lo manda il regalo di compleanno. Ha chiesto tipo un anno e mezzo fa, ma d'accordo. Ma perché è ferma alla dogana? T'arriva i regali più belli arrivano sempre per ultimi. Hai visto, vabbè. Hai visto. Direi quindi di ringraziare Travatar e mi raccomando, seguite sul suo canale, arriverà per Halloween la recensione di Halloween Kills. Grazie per essere stato qua. Grazie a voi, è un piacere essere qui. Sì, no, scusatemi, il sonno comincia a ricoglionire, quindi niente. E, beh, tra l'altro, visto che si parla, tornando un attimo al tema della live, non abbiamo citato Train to Busan, zombie coreani. Vero. E anche se Substation. Ma siamo stronzi, non abbiamo citato il film che sta parodiando Giulia, Suspiria di Guadagnino. È vero, però dai, l'abbiamo azzardato col nome. No, Michele, non mi storcere il naso così, perché Suspiria è un grandissimo... È troppo tardi per metterci a parlare di Suspiria. Ecco, però vedi, ma cinghiala rovente. La prima volta che l'ho vista a Venezia mi ha lasciato indifferente, facendomi incazzare verso la fine. L'ho rivisto un paio di volte, mi piace, con grossissime riserve. Poi, per me, quello di Argento è superiore, però è un grandissimo... Dell'ultimo Suspiria dico soltanto una cosa. Va bene tutto, però io, dopo che ho assistito... tutta la mattanza, cose delle streghe, vedere un personaggio che arriva e dice: ora ti dico che fine ha fatto tua moglie negli anni 40. Che cazzo me ne frega, cosa cazzo c'entra la minchia di sottotrama del nazismo, vaffanculo. Proviamo a chiudere, ma poi comunque finale è agghiacciante, ragazzi, visto che per me no, l'argomento è stato molto interessante, potremmo farle una live anche a tema il cinema di genere che si faceva una volta rispetto a quello di oggi, anche a livello produttivo. Me mi inviti a nozze, lo sai. Vai, questa la facciamo assolutamente. Ringrazio anche il signor Michele Innocenti, per certe cose lo sapete, la penso come lui, per altre vabbè, la peggiore è stata ieri quando mi ha ridimensionato Spider-Man, che secondo me è il cinema l'amore nel cuore sempre. io ho il cuore gonfio d'amore. Poi bisogna essere oggettivi. E io per Spider-Man ho la fama gonfia d'amore, scusami la volgarità, però Spider-Man... A mezzanotte e mezzo te la concedo. Comunque l'ultima cosa che dico questa sera a uno nei commenti, dopo un anno ormai dover sottolineare tutte le volte che orgogliosamente non sono parente di Paolo Innocenti, mi sembra ormai eccessivo. Abbiamo avuto solo una relazione, due anni fidanzati, e poi basta. Poi basta, sì. Siamo solo omonimi e ci vogliamo tanto bene. Esatto, assolutamente. Carissima Giulia, grazie per essere stata. Era stanca un'ora e mezzo fa e noi l'abbiamo tenuta fino ad adesso. Però ragazzi, per voi farei anche le 6 di mattina, quindi non fa niente. Vedi. E detto ciò, grazie anche a tutta la chat, ai miei abbonati, Winter Wolf che ci dice grazie davvero, siete fantastici. 10.000 di queste live, ma certo che sì. Andri Cinema, Paolo e Michele sono innocenti in un omicidio. Vedi, quando si dice non saper fare le battute, no? Che dite di me, però poi arriva Michele che ieri ha esordito nella live con Matioschi, la serie migliore per ora è stata Captain Falcon, una serie che non esiste. Ah, okay. Ti vogliamo bene, Andrea, sei fantastico. Come prima cosa lo attacchiamo alla fava, sarebbe bellissimo. Mamma mia, vabbè, Goblin approverebbe. Si scherza, Andrew, un caro saluto e noi ci vediamo alla prossima recensione. Anche grazie a Balance per le super chat, sempre carissimo. Ma qui poi cominciano con le battute, ma se mi chiedono rispondere alle domande, il silenzio degli assolutamente sì, vabbè, un po' ci prende. Volete vedere? Dici battute di merda, chiaro che poi il tuo pubblico ti imita, quindi... Esatto. Ma lo sapete dell'evento di domani sera del Cinema Arsenale? Il mio viso sul posto del Silenzio degli Innocenti. Sì, che ricorda molto il Silenzio dei Prosciutti, dagli occhi. Ovviamente, e ne vado molto orgoglioso. Assolutamente. Detto ciò, un caro saluto e ricordatevi che la vita è come una battaglia navale. Oggi ci sei, domani F4. Ciao.